Intanto benvenuti, un attimo che avviciniamo. Benvenuti a tutti, stiamo come vedete facendo una delle prime dei primi incontri in presenza e nonostante ci siano lezioni, quindi tanti studenti che volevano partecipare sono o in uscita didattica oppure impegnati, come è giusto, per carità, nella didattica. E oggi parleremo di GIS. Fondamentalmente abbiamo tantissimi, se avete visto il programma, ci sono tantissimi interventi e sono molto contento perché ci sono interventi di tutte di materie molto diverse. Quindi parleremo sia di efficienza energetica che di salute in senso allargato, di geostatistica, parleremo di scienze sociali, di beni culturali, archeologia. Perché il GIS è uno strumento che fondamentalmente consente di in tantissimi ambiti di utilizzare il dato spaziale. E non voglio ovviamente fare una lezione di sistemi informativi, alcuni di voi hanno già fatto il corso, alcuni di voi probabilmente lo faranno durante il vostro percorso universitario. E la prima parte del programma era il venuto da parte dei vari direttori, ma siccome è un periodo particolarmente intenso, il direttore dipartimento è dalle 8 di questa mattina impegnato in una commissione. Il vice direttore è a Vicenza a fare lezione. E per quanto riguarda il Circeo, il direttore è impegnato a Bari e come vedete siamo tutti tra impegni sia fisicamente che come posizione geografica che come impegni siamo tutti impegnati sia dal punto di vista temporale che spaziale, cioè non sono in presenza qui ma non sono neanche disponibile a un collegamento online perché sono online a fare altre attività. Quindi io direi di iniziare subito con il primo intervento, quindi che sarà online, e do subito la parola a Daniele Michelini. Quindi adesso, Daniele, posso farti condividere lo schermo e puoi partire tranquillamente quando sei pronto. Ok, si vede lo schermo? Spero di sì. Allora, buongiorno a tutti, sono Daniele Michelini, sono un libero professionista agronomo forestale da circa 10 anni. Quest'anno mi sono diplomato al master in G-Science al sistema di pilotaggio remoto con una tesi sui boschi in una città in Trentino, individuazione delle tipologie forestali e unità forestali. In Trentino è una delle regioni più boscate d'Italia, circa il 63% è bosco e ancora di più è gestito all'interno di piani di gestione forestale aziendale. Si tratta di proprietà pubbliche o private di grandi dimensioni. Un'altra piccola parte però sono le piccole proprietà private che sono raggruppate in inventari forestali privati, delle dimensioni di circa i comuni catastali, quindi anche molto piccoli. Di questi inventari non si conosce nulla o non si aggiornano dal 1995. La mia tesi quindi aveva l'obiettivo di utilizzare tecniche di rilevamento per aggiornare questi tipi di informazioni. L'area di studio è il Trentino sud-est, in particolare va da Carbonare fino ai boschi di Terragnolo. In verde, in chiaro, quindi non oscurati dal bianco, c'è l'area di indagine, in quanto all'interno di quest'area c'erano già delle aree, delle verità terre individuate dal servizio foreste. E, oltre a fare l'area boscata vista in quest'area di studio, ci siamo soffermati anche sugli inventari privati di vicini, che sono quelli di Folgaria. Di Folgaria abbiamo preso solo una piccola parte, quella in basso a sinistra, perché in alto le immagini di prospettare non avevano dei problemi. L'inventario di Noriglio sopra Lovereto, questo è Castelpietra, molto piccolo, a nord di Volano. E questo è Cagliano 3 e infine lo stesso inventario di Volano. La base dati di partenza è il LIDAR e le nuvole di punti.
In particolare, i dati più spettrali, qui si vedono i voli fatti dal 2014 al 2005. Abbiamo preso ovviamente quello di nostra competenza, che è denominato Area 1, ma è una piccola parte di quell'area 1. Partendo dal DTM sono state individuate la carta delle altimetrie, la carta delle esposizioni e la carta delle pendenze, perché sono informazioni utili, una volta individuate la presenza delle specie, a individuare la tipologia più corretta. Arrivando al sodo, la parte del lavoro principale è stata quella di individuare le chiome. Questo è avvenuto tramite il rilievo LIDAR, in particolare le nuvole di punti, è un rilievo LIDAR full frame, che ci ha permesso appunto di segmentare le chiome. Questo è un il tutto è avvenuto in ambiente R. Questo è un plot appunto estratto da R. Già qui si può capire come le chiome, come il DTM, come le nuvole di punti possano aiutarci a individuare, a segmentare le chiome. Questo è un esempio di quanto è lavorato. Successivamente sono state individuate le verità terra, divise in verità test e in verità verifica delle diverse specie. Sono circa un migliaio. Una volta individuate le specie, sono sovrapposte alle chiome individuate in ambiente R, così che poi i modelli successivi avrebbero elaborato il file raster solo all'interno delle chiome. Successivamente abbiamo operato in ambiente QGIS con un nuovo plugin sperimentale del servizio foreste che è STEM, grazie al quale, che si interfaccia con librerie R, grazie al quale tramite un lavoro di feature selection abbiamo individuato le bande del rilievo ipospettrale più consono per il rilievo, e poi abbiamo utilizzato l'algoritmo di minima distanza e Super Vector Machine per elaborare un modello. Una volta ottenuto il raster classificato, abbiamo epurato le immagini dalla superficie non boscata e tagliato tutto sul CHM, abbiamo aggregato i punti e poi attribuito per maggioranza ogni singola specie alle varie chiome. Questo è un esempio del file raster, in arancione il faggio. E qui invece l'attribuzione alle singole chiome. Una volta questo si è interpretato alle tipologie forestali e compilato le unità forestali. Questo è venuto in maniera esperta, cioè a mano, utilizzando l'altimetria, le pendenze, le esposizioni, il CHM e poi di conseguenza le distribuzioni specifiche. Questo è un esempio del tutto sull'inventario di Noriglio. Il passaggio successivo è stata la stima delle biomasse e del volume dendrometrico. Si è utilizzata la formula di Junker-Junker, dove metteva in relazione la dimensione delle chiome con il fusto. E successivamente si è calcolato, tramite, sempre in ambiente R, la Above Ground Biomass in chili e il volume tariffario tramite le formule di Scrinzi. Andiamo a dare un occhio ai risultati. Questa è la classificazione ipospettrale su tutta l'area. Si vede in questa riga che scende, è il problema relativo al dato ipospettrale di base. Questa è la classificazione fatta con la minima distanza, con l'SVM, e con l'SVM tenendo in considerazione le specie assestamentali, mentre per le altre si sono aggregate in categorie. L'or nostro querceto e l'acero fascino trilieto. Il tutto è stato poi analizzato tramite una matrice di confusione, prendendo spunto cioè analizzando i falsi positivi, i veri positivi, i falsi negativi e i veri positivi, e poi successivamente ragionando sulle metriche. Le metriche principali usate sono l'accuratezza, la precisione e l'F-score. Come si può vedere, l'SVM in C10 è il migliore dei tre proposti, in realtà erano molti più, e quindi con valori che sono molto buoni. Detto questo, però, ci siamo accorti, osservando sul campo, che non tutto era venuto fuori correttamente.
In particolare, qui si vedono alcune aree dove del piano di fogaria, dove la superficie non, dove le tipologie forestali non corrispondono al vero. Questo probabilmente è dovuto all'estensione eccessiva dell'area di indagine e di conseguenza siamo andati ad analizzare ogni singolo inventario, quindi con aree molto più piccole. Fogaria, Nuriglio, Cagliano 3, Castelpietra e Volano. In entrambi i casi, in tutti questi casi, si è visto come avendo un numero adeguato di vegeta terra e un'area molto limitata, comunque non così estesa come quella di precedenza, i dati sono migliori. Analizzando invece la massa, noi abbiamo preso 11 aree di saggio relative agli inventari ad area fissa fatte dalla provincia autonoma di Trento, degli inventari privati, e abbiamo cercato di fare una correlazione con quello venuto fuori dalle chiome, dall'analisi sulle chiome. E come si può intuire dal grafico, c'è una correlazione molto molto alta, sia per quanto riguarda la GB, sia per il volume tariffario. Quindi possiamo dire che come classificatore il migliore è l'SVM, quello che abbiamo visto. Le aree di studio vanno prese di limitata dimensione, ma soprattutto sullo stesso versante, in quanto la luce, l'energia riflessa e incidente cambia a seconda dell'esposizione. E come le biomasse, le analisi sulle biomasse diano degli ottimi risultati. Gli sviluppi futuri per questo sistema qui è l'individuazione automatica dei segmenti, i popolamenti della struttura, che si può ottenere tramite un'operazione su GRAS, e l'attribuzione automatica successivamente della composizione specifica. Quindi, Bene, perfetto, grazie per essere stato anche nei tempi, Daniele. E adesso abbiamo fatto un piccolo errore, abbiamo stampato un programma non aggiornato e c'è un intervento di Matteo Cefis, giusto? Sul tema Mapfly, che doveva essere prima di Daniele, ma non è un problema, lo presenti adesso e ti lascio la parola, dovresti avere la possibilità di condividere lo schermo. Va bene. Un attimo che ti chiedo un secondo per disattivare Sì. il rumore di chi entra. Vediamo se. Non so come fare, non sono così bravo con Zoom ancora. Intanto mi. Beh, non importa. Vai, vai, tranquillo. Tu presenta pure e poi dopo di te ci sarà Silvia Puliero. Prego. Bene, grazie. Buongiorno, io sono Matteo Cefis e sono un bibliotecario presso la Biblioteca di Geoscienze. Sono uno dei promotori del progetto Mapfly e coautore di questo intervento. Non è un intervento che facciamo in occasione del GIS Day, il primo intervento è stato nel 2017 in cui si abbozzava la possibilità di usare gli strumenti GIS per la gestione del materiale cartografico. C'è stato un intervento anche l'anno scorso in cui vi abbiamo illustrato le linee principali del progetto. Finalmente quest'anno possiamo illustrarvi il funzionamento della web app che abbiamo da poco realizzato. Vale la pena ricordare quali erano, anzi quali sono gli obiettivi del progetto Mapfly. Il primo era passare da un catalogo tradizionale, cioè l'OPAC, per la ricerca delle carte, ad un sistema su base geografica. Il secondo obiettivo è fornire uno strumento per la ricerca e la didattica, diffondere la conoscenza del territorio anche nell'ottica della terza missione dell'università ed infine fornire uno strumento utile per il piano lauree scientifiche del MIUR. Vediamo adesso alcuni numeri di questo progetto. Il progetto è stato avviato a novembre 2020, è stato finanziato da un bando dell'Università di Padova dedicato alle strutture e materiali di ricerca con il contributo di quattro dipartimenti. Parte del lavoro è stato svolto in house con il supporto di studenti con contratto 200 ore, sono stati usati 20 studenti, due tecnici con competenze GIS e 8 bibliotecari. Una parte invece del lavoro è stata svolta in outsourcing, individuando un partner tecnologico, nella fattispecie geografica, a cui è stata affidata l'installazione della piattaforma server e l'adattamento e la personalizzazione di Mapfly. La web app è stata realizzata a partire da un'analoga app dell'USGS.
Poi è stato firmato, è stato utilizzato un tecnico a contratto per la georeferenziazione delle mappe e un catalogatore a contratto. Nella tabella qui sotto vedete una sintesi del lavoro realizzato in termini di poligoni disegnati, di carte georeferenziate e di record catalografici creati. Alla base del progetto vi è stata la creazione di una web app di editing creata in ambiente ArcGIS Online, che ha consentito agli studenti 200 ore di popolare la banca dati. La web app di editing è ancora operativa, quindi ed è disponibile per chiunque voglia inserire nuove carte. Pertanto ne approfitto di questa occasione anche per fare appello ad altre strutture e dipartimenti che vogliono o possono implementare Mapfly con il proprio patrimonio cartografico. Il personale bibliotecario e i tecnici sono disponibili a fare la formazione agli studenti 200 ore, che potrebbero essere un'ottima risorsa per l'implementazione della web app, e come pure i tecnici del Dipartimento di Geoscienze e Geografia sono disponibili alla georeferenziazione delle carte o lo consentano i diritti d'autore. La base di dati è costituita dai poligoni e degli ingombri di cartografia che non è stato possibile pubblicare a causa del copyright e dalle carte che è stato possibile pubblicare. I poligoni sono stati rasterizzati andando a produrre immagini vuote necessarie perché la web app si alimenta di raster. Le carte sono state georeferenziate, raster fittizi e carte georeferenziate sono stati trasferiti sul server Azure, sono stati aggiunti al Mosaic Dataset, formato che consente di gestire grandi volumi di immagini, tabelle e degli attributi collegati. Il Mosaic Dataset risiede in un database PostGIS, PostgreSQL. Tramite un'operazione join è stato possibile collegare le informazioni contenute nel catalogo e successivamente interrogabili tramite web app alle immagini. Dal Mosaic Dataset, infine, tramite ArcGIS Server, si è pubblicato il servizio immagine REST necessario per l'alimentazione della web app. Passiamo ora a navigare appunto la web app, ricordandovi però che è ancora in corso la bonifica dei dati e vi preghiamo anche di segnalarci eventuali errori. Allora, come vedete, questa è l'interfaccia della web app. C'è una base map che è possibile navigare per l'indicazione della zona di interesse, oppure si può usare il box di ricerca per ricercare un toponimo o il luogo di interesse. In questo caso facciamo Padova, la base map si posiziona su Padova e in questa prima fase possiamo selezionare la tipologia di carte. Ci sono 12 tipologie di carte, in questo caso per esempio scegliamo le geografiche, le geologiche, è anche possibile chiedere al sistema di mostrarci solo le mappe che sono state georeferenziate e che sono visibili direttamente sulla web app. In questo caso non lo facciamo, clicchiamo sulla zona di Padova. Il sistema ci fornisce una risposta in questo modo, fornendoci tutte le carte che sono disponibili per la zona con una diversa tonalità di colore in base alla scala e su una linea del tempo in base all'anno di edizione. Possiamo selezionare la scala, per esempio eliminiamo le piccole scale in modo da avere solo le carte con maggior dettaglio fino alla scala 1:50.000. Passando sui risultati possiamo vedere anche l'area di ingombro della carta. Cliccando direttamente sui risultati nel box di sinistra abbiamo qualche informazione in più sulla carta. In questo caso non è disponibile online, non è georeferenziata, però possiamo sapere che è disponibile presso la Biblioteca di Geografia a questa collocazione. Questa si tratta di una catalogazione provvisoria fatta dagli studenti 200 ore, però abbiamo ritenuto opportuno comunque di segnalare la presenza di questa carta e dare la notizia della collocazione. Altre carte, come per esempio questa, ha il link direttamente a catalogo. Cliccando sul link possiamo vedere la scheda catalografica a catalogo che ci fornisce qualche informazione in più sulla carta, per esempio sul formato, l'edizione, le note, eccetera. Ma soprattutto ci dà la possibilità di conoscere dove sono conservate le copie di questa carta.
questo caso ci sono tre copie disponibili a Caborin e a Geoscienze e nessuna delle copie è disponibile al prestito, ma solo alla consultazione. Tornando alla nostra web app, dicevo che alcune mappe sono disponibili online, per esempio questa mappa che è la pianta della città di Padova del 1842. Allora, attraverso lo strumento della trasparenza possiamo fare un confronto con la base map e vedere per esempio la evoluzione urbanistica della città. È possibile scaricare la mappa in formato GeoTIFF, c'è il link al catalogo e c'è un nuovo link in questo caso a Faidra per vedere la versione digitale in ottima, in buona risoluzione. Ne approfitto per dirvi che in questo pop-up delle informazioni è presente, oltre che alcune informazioni sul progetto, anche un utile tutorial sulla navigazione e l'utilizzo della web app. È possibile inoltre confrontare più mappe, per esempio Geologic, prendiamo la zona di Pinzolo in Trentino, in questo caso clicchiamo sulla mappa e facciamo il confronto fra due mappe, questa del 1939 e questa del 1998, sempre attraverso lo strumento della trasparenza. Concludo dicendo e ribadendo che il progetto MapFly non si conclude qua, è pensato per permettere in futuro l'inserimento di nuove carte. Nuove implementazioni della piattaforma web potrebbero accogliere e rendere ricercabili su base geografica anche altri tipi di materiale documentario, quali tesi di laurea, articoli, monografie oppure prodotti della ricerca universitaria. Inoltre, nuovi partner potrebbero contribuire ad arricchire la piattaforma e rendere pubblico il proprio patrimonio cartografico. Vi ringrazio per l'attenzione. Ok, grazie a te, sei stato molto chiaro. E passiamo subito alla prossima presentazione, in presenza questa volta. Siamo proprio contenti di finalmente fare le presentazioni in presenza. E comunque ricordatevi, gli interventi sono veloci e potete contattare ovviamente le persone che trovate nel programma per ulteriori informazioni. Prego, devi parlare molto vicino. Allora, tu hai la presentazione? No, Marco si vede. Ok, buongiorno a tutti, io sono Silvia Pugliero, dottoranda presso il Dipartimento di Geoscienze dell'Università di Padova. Quest'oggi vi parlerò delle tecniche GIS a supporto del progetto VAEND. Una di questi strumenti è proprio la story map con cui vi sto introducendo la tematica. Il progetto Violent è finanziato dalla Regione Veneto e comprende e include il Dipartimento del TESAF di Geoscienze dell'Università di Padova e del CNR IRPI. La tematica principale trattata dal progetto Violent è l'analisi del rischio da frana nella provincia di Belluno a seguito dell'evento della tempesta di Vaia. Gli obiettivi che si pone il progetto sono la raccolta, la catalogazione e l'armonizzazione dei dati, l'analisi di immagini telerilevate che verranno poi validate tramite attività di campagna, una modellazione numerica, un'implementazione di un sistema di rapid damage assessment e la comunicazione dei dati dei prodotti scientifici. Per quanto riguarda la raccolta e la catalogazione e l'armonizzazione dei dati, è stato creato uno spazio web all'interno del quale è stato possibile condividere le varie informazioni provenienti da tutti i gruppi che prendono parte al progetto.
Okay. Quanto riguarda invece l'analisi dei dati spaziali, è stato utilizzato il software ArcGIS Pro, con il quale è stato creato un geodatabase composto da feature poligonali, puntuali, poligonali e tabellari collegati tra loro mediante relationship class. Per quanto riguarda invece la condivisione dei dati spaziali tra tutte le componenti che prendono parte al progetto, è stata generata una web map presente all'interno di ArcGIS Online, per quale è possibile visualizzare, analizzare e scaricare le singole feature class presenti all'interno della mappa. Uno degli elementi presenti all'interno del geodatabase è il layer delle segnalazioni, che comprende tutti i dissesti che sono stati raccolti provenienti da diverse fonti pervenute alla regione Veneto e appunto che sono avvenute a seguito del vento di Vaia. Un altro layer presente è quello dei sopralluoghi, che invece fa sì che i vari dissesti vengano catalogati secondo una determinata codifica e classificazione. Le singole frane sono state anche delimitate tramite poligoni. E è stato implementato e proposto anche un sistema di segnalazione da frana che permetta di unificare e raccogliere sistematicamente le varie segnalazioni a seguito degli eventi. È stata fatta anche la stessa cosa per quanto riguarda i sopralluoghi, e all'interno appunto è possibile inserire tutte le varie, completare i vari campi presenti. Uno strumento di divulgazione è la dashboard, che è sempre un altro strumento presente all'interno dell'ArcGIS online, e di questo vi parlerà il mio collega Roberto. Cambio relatore. Buongiorno a tutti, io sono invece un tecnico informatico del Dipartimento di Geoscienze. Sono un tecnico informatico del Dipartimento di Geoscienze da un paio di anni. Come si nasconde questo? Aspetta. E ho seguito una parte, diciamo, la parte del progetto riguardante alcuni aspetti GIS. Allora, che cos'è una dashboard? Una dashboard è uno strumento che permette di visualizzare in maniera efficace e veloce delle mappe e dei dati. E, un po' tutti probabilmente avete visto in questo periodo le dashboard del Covid mostrate dalla Protezione Civile, dove venivano mostrati i dati dell'infezione Covid e le relative mappe. Questo è possibile tramite una serie di strumenti che normalmente in una piattaforma di questo tipo sono messi a disposizione attraverso dei widget. Widget vuol dire che sono degli elementi di programmazione che sono già preimpostati e di facile utilizzo. Quindi diciamo l'utente con competenze medie informatiche dovrebbe essere in grado di utilizzare questo tipo di piattaforme, di realizzare, diciamo, allestire questo tipo di piattaforme. E quindi ci sono delle mappe, ci sono dei grafici seriali, ci sono delle grafici a torta, ci sono degli indicatori, qui vedete ad esempio, gli indicatori con dei numeri normalmente, ci sono dei gauge, cioè dei cruscotti che misurano delle grandezze, delle liste, dettagli, e tutte queste indicazioni, numeri di dati, sono agiscono tra di loro. E le caratteristiche della dashboard devono essere che sono qui indicate: deve essere facilmente leggibile, deve essere dinamica, rispondere alle interrogazioni, alle,
alle selezioni, deve essere intuitiva, facile da leggere, deve essere interattiva, quindi ancora una volta rispondere in maniera attiva, pronta all'uso, nel senso che chi la prepara non deve perderci troppo tempo perché ci sono già gli strumenti a disposizione, è flessibile, pronta all'uso e flessibile sono cose che un po' contrastano, nel senso che più se è pronta all'uso non è tanto flessibile, ma è una buona piattaforma, deve avere entrambe le caratteristiche, è flessibile, quindi si deve adattare a quello che fa l'uditore, di quel bisogno che realizza la dashboard. Ecco, io adesso vi faccio vedere, oggi vi mostrerò due dashboard, una più tardi in un lavoro successivo, una dashboard realizzata per questo tipo di progetto, quindi che fa presentare, mettiamo giù. Questa è la dashboard che presenta i dati relativi a Vaia nella provincia di Belluno, gli schianti avvenuti con l'evento Vaia nella provincia di Belluno. Quindi vedete, c'è una mappa, ci sono degli indicatori numerici, per esempio il numero di aree colpite, la superficie schiantata in ettari, la massa schiantata in metri cubi e la pendenza media delle zone schiantate. Con una variazione, è possibile anche esprimere una variazione sul dato totale. Questo poi la dashboard risponde alle interrogazioni che io faccio. E adesso vi mostrerò come. In basso vedete dei grafici che presentano la distribuzione e ai grafici, come faccio qui ad andare? Eccolo. Vedete, i grafici sono la superficie colpita per comune, la massa colpita per comune, la superficie schiantata per categorie forestali, la massa schiantata per categorie forestali, le tipi di tessitura di suolo delle schiantate, il tipo di esbosco della massa schiantata e la severità, perché le zone sono classificate per tre classi di severità, dalla bassa all'alta. E ci sono dei selettori a sinistra, per cui io posso per esempio interrogare un comune che mi interessa, e vedete che nel momento in cui ho il comune, la mappa ovviamente viene aggiornata, ma anche ovviamente il grafico per comune viene di conseguenza aggiornato, ma anche tutti gli altri grafici vengono aggiornati. Quindi cambiando comune cambiano i grafici. Ovviamente cambiano anche gli indicatori, per cui io posso leggere immediatamente qual è la massa schiantata in quel comune, qual è la superficie schiantata in quel comune, la pendenza media e così via. E tra le altre categorie le possibili selezioni, io posso scegliere, mi posso tornare a verificare, a visualizzare tutti i comuni, chiudo, e posso anche selezionare la categoria forestale, per esempio se mi sposto su gli ostroquercetti, ovviamente avrò una pendenza media che sarà, quercus carpinetti, che sarà più bassa del resto del campione, e oltre alle categorie forestali, in alto posso anche selezionare le zone sottoposte a esbosco, i siti valanghivi, gli interventi urgenti. L'ultima cosa è che cliccando sulle aree principali io posso andare a visualizzare nel dettaglio l'area che mi interessa, la lista, e su questa lista eventualmente accendere ulteriori informazioni, come per esempio l'ortofoto VEPA del 2019 che è stata pubblicata all'ultimo servizio WordPress. È tutto. Grazie. Grazie Roberto. E passiamo subito, sempre si parla di foreste, e il prossimo intervento è di Angelo Carriero. È un intervento online, quindi Angelo, do a te la parola subito. Benissimo. Bene. Ok, allora avvio la presentazione. Ecco.
Ecco, allora mi presento, sono Angelo Carriero, funzionario del Servizio Foreste della provincia di Trento. Nell'ambito del master di secondo livello di quest'anno e 2020-2021 ho portato avanti un progetto che ha avuto come obiettivo l'individuazione e la definizione quindi delle aree schiantate dopo la tempesta Vaia, quindi rimaniamo nell'argomento che è stato sviluppato dalla relatore precedente, e anche come obiettivo secondario ha avuto quello di effettuare una stima della biomassa legnosa che è venuta giù dopo appunto questa tempesta. Il mio supervisore è stato il dottor Francesco Pirotti, che ringrazio, e ringrazio anche la collaborazione del dottor Dal Ponte, Gianelle Frizzera della Fondazione MAC e anche il dottor Floris del CREA. Allora, andiamo subito in argomento. Come ben sapete, il 29 ottobre del 2018, quindi fine ottobre, c'è stato questo evento disastroso che ha colpito le regioni del nord Italia, soprattutto quelle orientali. E come avete sentito, ci sono stati sia effetti dannosi in ambito idrogeologico, ma anche, forse soprattutto, in ambito forestale. Questa tempesta, che forse sarebbe più giusto denominarla uragano per la velocità dei venti che si sono misurati nella nostra provincia, sono arrivati a 190 km all'ora, ha portato effettivamente a un notevole impatto dal punto di vista nel settore forestale. Dopo questo evento, il distretto e le stazioni forestali della provincia si sono attivate per sia localizzare queste superfici e sia per stimarle, fare una prima stima delle masse luminose, quindi già nel 2000, fine 18, inizio 19. Chiaramente la stima e la delimitazione delle aree non poteva che essere espeditiva, quindi da versante opposto, oppure da sopralluogo sempre veloce fatto sul posto. E anche la stima delle masse è stata fatta un po' a vista, un po' utilizzando i piani di aziendali forestali che vengono fatti, redatti qua in provincia. Questa prima stima appunto aveva portato un 20.000, più o meno 19.008 ettari di superficie, danneggiata secondo varie classi di danno, e anche una stima di più o meno 4 milioni di metri cubi abbattuti in tutta la provincia. L'obiettivo del mio studio è stato quello di meglio definire queste aree, innanzitutto la definizione, quindi obiettivo primario definire meglio e localizzare meglio sul territorio queste aree, secondariamente vedere di affinare o confermare i dati della massa legnosa abbattuta. Come si è proceduti? Allora, qua in provincia abbiamo potuto utilizzare questi dati LIDAR del 2014-2018 che coprivano tutta la provincia, coprono tutta la provincia, e poi sono state acquistate nel versante, nel settore orientale del Trentino, dove appunto i maggiori danni si sono verificati per la tempesta Vaia, anche delle foto satellitari. Foto satellitari dei satelliti Pleiades, GeoEye e SuperView, con una risoluzione geometrica di 40 e 50 centimetri nel pancromatico, nel multispettrale di 2 metri. Nell'altra parte del Trentino abbiamo una ortofoto Agea del 2020 con una alta risoluzione 20 cm, che però appunto avevamo a disposizione solo nei canali RGB, mentre nelle altre foto multispettrali avevamo anche la banda dell'infrarosso. Sulla base di questi dati, il processo di elaborazione costituito si è basato su innanzitutto l'individuazione del CHM, quindi il modello delle altezze, delle chiome, e utilizzando anche la delimitazione dell'area bosco, che è uno stato informativo che abbiamo in provincia, si è riusciti a delimitare, lo vediamo meglio nella diapositiva successiva, a delimitare esattamente l'area interessata dalla eventuale area interessata dallo schianto, cioè dove proprio sono presenti le aree forestali, quindi le piante forestali, in area a bosco, in modo da limitare la classificazione a solo queste
questa tipologia, quindi bosco, non bosco, evitando quindi di lanciare l'elaborazione anche sulle aree urbanizzate, sulle aree a pascolo, che potevano quindi complicare e falsare la classificazione. Successivamente è stata fatta quindi, una volta individuata e mascherata l'area da classificare, è stata effettuata questa classificazione supervisionata. Quindi gli algoritmi utilizzati sono stati l'algoritmo della massima verosimiglianza, ma anche si è visto anche quello della minima distanza e subtle vector machine, ma l'algoritmo che ha dato migliori risultati sia in termini proprio di accuratezza, ma soprattutto in termini di tempo, perché l'obiettivo, diciamo, dello studio era ambizioso, nel senso che la classificazione doveva essere effettuata non su un'area di studio limitata, ma su tutta la provincia di Trento, di 6.200 km quadri, e come ha detto anche prima il dottor Michelini, il 60% della nostra superficie è coperta da boschi, e quindi l'area molto estesa, quindi il tempo è un fattore veramente importante da tenere in considerazione. Comunque l'elaborazione è stata effettuata facendo un raster stack, cioè un accatastamento di immagini dove presente, sia ortofoto che multispettrali, che potevano ognuno dare il proprio contributo. Poi facendo una feature selection, cioè verificando quali erano le feature, i canali caratteristici e importanti per la classificazione, è stata effettuata una elaborazione di classificazione in ambito QGIS, utilizzando, come anche aveva detto prima il dottor Michelini, quei plugin STEM, che è l'acronimo di Sistema di Terrelevamento e Monitoraggio, sono dei plugin sviluppati e richiesti proprio dalla provincia, ora in fase prototipale, e spero veramente nel giro di un mese o due di renderli disponibili al pubblico e quindi di diffonderli, perché appunto abbiamo testato e verificato la loro capacità, diciamo, elaborativa. E comunque, diciamo, l'elaborazione che è effettuata con questo algoritmo della massima verosimiglianza ha portato quindi alla individuazione di tutte le superfici potenzialmente a schianto, ma come ben sapete un processo automatico poi necessita di classificazioni, diciamo, manuali, che devono essere effettuate successivamente, e questo per esempio per i falsi positivi, tutti i pixel classificati erroneamente e via dicendo. Tutta questa elaborazione ha portato innanzitutto, e anche poi una verifica manuale, per esempio qua vediamo in aree dove magari era presente solo l'ortofoto a tre canali RGB, alcune latifoglie che avevano già virato di colore avevano questa falsa classificazione in schianto, quando invece in realtà erano semplicemente ancora piante in piedi, e quindi una controllo manuale. Qua siamo sopra Predazzo, un'area classificata bene, a sinistra abbiamo Prevaia e a destra Postvaia, tutte le aree che sono state individuate automaticamente, che quindi meglio hanno definito le prime individuazioni fatte manualmente dai distretti. La superficie totale è 11.500, relativa però dal mio studio, solo alle aree con percentuale di danno superiore al 70% e 2.000 metri quadri di copertura, in linea esattamente con quello che avevano già stimato i distretti forestali, che però avevano aggiunto anche la parte degli schianti sparsi, per questo 19.800, se vi ricordate, all'inizio. L'ultima parte del mio studio, e sarò breve su questo perché come tempi abbiamo ancora 2-3 minuti, la stima della massa legnosa è stata effettuata utilizzando le particelle forestali, cioè il dato rilevato nelle particelle forestali dai piani aziendali forestali. Quindi se lo schianto cadeva, per esempio come in questo caso, a cavallo di due particelle, veniva presa la quota parte del volume individuato nelle particelle forestali e assegnate allo schianto. E questo ha portato a 3 milioni e 4 di metri cubi nelle aree schiantate sopra il 70% e a 4 milioni di metri cubi nelle aree totali, quindi come danno totale vaia. E questo è il dato che è ufficiale, comunicato anche all'esterno. In via sperimentale è stata fatta anche una verifica poi con qua semplicemente per dire che le aree schiantate, questa è stata fatta anche uno studio di quali erano le tipologie, e fondamentalmente Pecete, Secondaria, Altimontale erano quelle caratteristiche delle aree schiantate. L'ultima cosa è stata fatta una verifica poi anche utilizzando il LiDAR per
stimare la massa legnosa, che però appunto è una verifica ancora sperimentale da verificare, e soprattutto trova dei volumi più alti, ma anche perché il limite minimo di diametro delle piante individuate non è 17,5 come nei piani 17,5 centimetri a 1,30 come nei piani aziendali forestali, ma 7,5, quindi anche le piante più piccole, e con un sistema completamente diverso, cioè basandosi una volta sul CHM, quindi sull'altezza media del ritorno LIDAR, e una seconda volta ho effettuato una elaborazione individuando tutte le chiome e quindi stimando l'altezza delle piante e il diametro da LIDAR, secondo gli algoritmi ITC LIDAR, sviluppati dal dottor Dal Ponte, che forse presenterà il successivo, e DBH in ambiente R. Quindi una stima delle biomasse legnose utilizzando questi algoritmi, che chiaramente ha delle stime in volume nettamente diverse da quelle precedenti, che devono essere verificate e controllate. Comunque ci tengo a dire che il dato ufficiale comunicato è questo dei 3,4 milioni sopra il 70% e 4 milioni per tutti i danni, tutti i volumi di tutte le, diciamo, tipologie di danno in Trentino. Ecco, ho concluso e ringrazio dell'attenzione. Grazie Angelo. Molto interessante. E intanto, mentre si accomoda il prossimo relatore, parleremo sempre di bosco, ma parleremo di salute del bosco questa volta. Andremo a vedere il famoso bostrico. Quindi adesso condivido lo schermo, così faccio partire anche la presentazione di Ruggero. Questo. Un attimo di pazienza. Ok. Bene, si vede la modalità giusta online? Ok, prego. 10 minuti. Ciao. Buongiorno a tutti, io sono Ruggero Cetto. Ruggero Cetto, studente del corso di laurea magistrale di scienze forestali e ambientali. Il progetto che vado a presentare si tratta del mio lavoro di tesi in collaborazione con Michele Dal Ponte, Lorenzo Frizzera, Salvadori e Francesco Pirotti. Si tratterà quindi dell'analisi di un nuovo problema che è emerso a seguito dell'emergenza vaia. Quindi, l'obiettivo del lavoro è quello del condurre un'analisi a livello di chioma della composizione e dello stato fitosanitario in relazione ai danni di Ipsipographus in una piccetta montana con immagini satellitari e machine learning. Nel particolare ci sono utilizzate immagini satellitari provenienti dalla costellazione Planet Dove, che fornisce immagini giornaliere con risoluzione spaziale di 3 metri e risoluzione spettrale che comprende i colori fondamentali RGB e il NIR. Inoltre si effettuerà un'analisi del lag spazio-temporale per l'individuazione di eventuali dinamiche di espansione di Ipsipographus. L'area di studio è situata a Montepiano, in provincia di Trento, a circa 1000 metri, e la formazione forestale presente all'interno dell'area è una piccetta montana mista. Inizialmente l'area coinvolgeva solamente i primi due plot più a nord, e poi in seguito all'individuazione di un focolaio in data 1 del 7 2021 si è incluso anche il plot 3. Dato che l'analisi si svolge a livello di chioma, è stato necessario individuare la posizione di tutte le piante presenti, in totale circa con rilievo con telemetro laser, in totale circa 1600 piante. Tra queste sono state selezionate 227 vette rossi sui quali si è svolto l'attività di monitoraggio dello stato fitosanitario. E i monitoraggi sono svolti tra i mesi di giugno e ottobre, effettuati ogni 15 giorni, ad eccezione del mese di luglio, che si sono tenuti ogni 7 giorni. E si è andato a attribuire uno stato fitosanitario in base quindi a dei sintomi visibili sulla chioma. La classificazione utilizzata è quella riportata sulla slide,
ma successivamente per rendere le analisi più efficaci è stato necessario accorpare le classi, utilizzando una classificazione a tre classi, unendo quindi, cioè, tenendo piante sane, Green Attack, unendo quindi la classe 2, 3, 4, e Red Gray Attack, unendo la classe 5 e 6. Inoltre, a scopo di confronto, si è utilizzato anche una classificazione binaria che ha previsto quindi piante sane e piante malate. E la delineazione delle chiome è venuta tramite il modello ITCS Segment, che va a investigare la nuvola di punti nei pressi dei massimi locali individuati nel CHM. Successivamente si è effettuata un'operazione di matching con i dati a terra rilevato con il rilievo con Tetro, e ha avuto un successo del circa 50%, che comunque da considerarsi un buon risultato in relazione all'ecologia di Ipsitypographus e alla complessità dell'ambiente forestale. Per quanto riguarda la classificazione delle specie forestali, si è utilizzata un'immagine Planet del 20/6/2020, confrontata con un'immagine iperspettrale acquisita da sensore CASI 1500 da Aeromobile. Si è andato a estrarre i valori dei pixel tenuti all'interno delle chiome e calcolarne gli indici vegetazionali per Planet, mentre per iperspettrale ci si è limitati a analizzare i valori delle 112 bande fornite. Successivamente su questi valori si è applicato il modello SVM, Support Vector Machine, fornendo così una classificazione a sei specie, le sei specie principali, e una classificazione a due specie, finalizzata all'individuazione degli abeti rossi e altro. Mentre per quanto riguarda la classificazione fitosanitaria, si è confrontato le immagini Planet con immagini Sentinel-2, andando a selezionare tutte le immagini acquisite il giorno stesso o nei pressi del giorno del monitoraggio a terra. Si sono effettuate quindi di nuovo l'estrazione dei valori e il calcolo degli indici vegetazionali, e 12 per Planet e 24 per Sentinel. E successivamente si è effettuata una prima esplorazione dei dati, andando ad applicare il modello SVM su tutte le immagini disponibili, utilizzando tutti gli indici e anche gli indici solamente. E infine è stato anche effettuato un tentativo di fornire un modello predittivo del danno in fase precoce, utilizzando il modello SVM e anche per confronto il modello KNN, che è il Nearest Neighbor. Infine verranno effettuate anche delle analisi sul lag spazio-temporale. Di seguito viene riportato qui in anteprima su ciò che sarà l'analisi del lag temporale, e viene riportato quindi la dislocazione degli abeti rossi all'interno del plot 3, e quelli colorati sono quelli monitorati, e si può notare quindi che abbiamo all'inizio data 1 del 7 una fase di green in stato avanzato che via via evolve in arrossamento e ingiallimento. Successivamente, da circa la metà di luglio, si può notare le nuove piante attaccate dalla prima generazione. E mentre la classificazione delle specie forestali ha avuto risultati migliori con immagine iperspettrale, ma si può vedere delle accuratezze, la classificazione Planet a due specie ha raggiunto comunque risultati significativi. Di seguito viene riportata la riassuntiva dell'accuratezza della classificazione fitosanitaria con metodo SVM, e si nota che vi è un andamento che va ad aumentare gradualmente durante la stagione, utilizzando tutti gli indici, e lo si nota sulla tabella, vedendo che i colori vanno via via inscurendosi. E inoltre è stato possibile individuare un gruppo di indici che hanno un'accuratezza maggiore nell'individuazione del danno. Nel particolare sono indici che utilizzano le bande del RED e del NIR e una normalizzazione dei valori. Inoltre è stato possibile notare una differenza fra le classi di danno fitosanitario.
seguito viene riportata la stessa tabella per SVM con meno immagini disponibili, più indici, e abbiamo un andamento diverso dell'accuratezza, e abbiamo un picco a inizio luglio, uno a metà settembre, uno a ottobre, e non è, no, in questa con Sentinel 2 non è stato possibile individuare una famiglia di indici con accuratezza maggiore. Anche con Sentinel 2 si è potuto notare la varianza tra le classi di danno fitosanitario, ma non in maniera così spiccata come con Planner. In seguito viene riportato i risultati del tentativo di fornire un modello predittivo dell'attacco in fase precoce, questo con metodo SVM. Si nota che l'andamento è simile sia per Planet che per Sentinel, e abbiamo quindi una maggiore accuratezza vicino alla rivalidazione del modello, che va via via a diminuire, soprattutto dopo il mese di agosto, in particolar modo per la classificazione tra classi con Planet. Di seguito invece viene riportato lo stesso tentativo effettuato con metodo KNN e l'andamento è simile, e c'è da dire che in questo caso la classificazione Planet a due classi ha raggiunto i risultati migliori di tutti i tentativi effettuati. Quindi la classificazione delle specie con Planet ha avuto risultati significativi solamente per l'individuazione esclusiva di PCAVES. E questo può essere utile per fornire delle mappe base su cui poi si effettueranno le successive analisi della classificazione fitosanitaria, che ha avuto degli ottimi dei risultati significativi per l'individuazione del danno in fase tardiva, e mentre per quanto riguarda l'individuazione del danno in fase precoce abbiamo avuto risultati significativi con il modello KNN, specialmente con il modello KNN. Seguiranno poi successive analisi sul lag spazio-temporale. Grazie. Grazie, Gino, ti do il filo. Okay. Grazie. E sì, certo, una domanda al volo. Dimmi Roberto che poi ripeto. Hanno chiesto cosa sono i dati Planet. Sono dati sono forniti gratuitamente sia per studenti universitari che per società affiliate, e vengono fornite, diciamo, un limite massimo di 5.000 km quadrati al mese, mi pare. Filippo prepara per la presentazione. E vengono messe a disposizione immagini giornaliere con risoluzione di 3 metri, questo è il Planet Dove nel particolare, ma ci sono altri, un altro satellite, un'altra costellazione di Planet, sempre, con risoluzione diversa. Quindi risoluzione migliore rispetto a Sentinel. Risoluzione spaziale di 3 metri, però una risoluzione spettrale più ridotta, che comprende solamente RGB e NIR. Ok, possiamo passare alla prossima. Filippo Accordino, prego, puoi condividere lo schermo. E buongiorno a tutti. La presentazione. Ricordati appunto i tempi. Prego. Sì. Vediamo di condividere lo schermo giusto innanzitutto. Vediamo il tuo desktop. Sì, scusate solo un attimo. Ok, sì. Perfetto. Allora, buongiorno a tutti, mi chiamo Filippo Accordino, sono laureato in sociologia e lo scorso mese di settembre mi sono diplomato al Master in G-Science e Sistemi a Pilotaggio Remoto dell'Università di Padova. In questo intervento di oggi vi presenterò appunto quello che è stato il mio project work, che ha visto come supervisore il professore Salvatore Pappalardo e il professore Daniele Codato, che ringrazio. E si è trattato di un'analisi multicriteriale in ambito urbano. Mi sono appunto occupato di mobilità anche in precedenza durante altre esperienze. E, per quanto riguarda questo lavoro, innanzitutto qualche informazione di contesto. Catania è una città che ha vissuto le tipiche dinamiche di sviluppo dal secondo dopoguerra fino ai giorni nostri, per cui è una città caratterizzata da un grandissimo consumo di suolo, dispersione degli insediamenti, problemi vari di mobilità e anche periferizzazione di alcuni quartieri storici che un tempo costituivano il cuore della città economica e sociale.
In particolare questo lavoro è riferito alle ferrovie urbane, perché nel corso di questi anni vi è stato lo sviluppo di due ferrovie storiche a uso metropolitano, per cui man mano con l'evoluzione infrastrutturale è probabile che si possa restituire anche centralità a delle zone della città oggi marginalizzate. In particolare abbiamo due ferrovie, una è la metropolitana e l'altra è il passante ferroviario. Innanzitutto si è proceduta alla ricognizione dei dati che ho pensato di sfruttare in questo lavoro, e quindi mi sono riferito al database di OpenStreetMap, individuando quella coppia di chiavi e valori adatta a individuare delle opportunità di nostro interesse. È stato anche fatto qualche riferimento ai dati Istat, soprattutto quelli provenienti dal censimento generale del 2011, anche se poi non sono stati inseriti nello sviluppo della multicriteriale, ma sono comunque serviti a dare delle informazioni di contesto più generali. Questa è un po' la sintesi del lavoro. Le stazioni sono state considerate appunto come unità spaziale aggregata di riferimento entro cui raccogliere i dati. Le fonti sono state, oltre ad OpenStreetMap, anche il sistema informativo territoriale del comune dal quale ho estrapolato le aree adibite a verde, e i dati GFTS dell'AMT, che in pratica si tratta dei dati sul servizio di trasporto pubblico su gomma e quindi i percorsi delle autolinee urbane. Il concetto di centralità è stato comunque considerato rispetto a dei profili tipo, anche un po' per la mia formazione sociologica, ho preferito non individuare una sorta di indice che potesse in qualche modo appiattire la nostra visione, ma l'interesse era proprio quello, attraverso una multicriteriale, di capire profilo per profilo, utente tipo per utente tipo, quale potesse essere anche il differenziale di centralità in ogni zona. Ho quindi tracciato sei tipi ideali di fruitori della città o di utenti dei servizi ferroviari metropolitani, e sulla base di ciò sono andato avanti, insomma, nella multicriteriale. Quindi la prima fase del lavoro è stata quella di tracciare le isoaree, quindi capire quale fosse il perimetro entro cui ogni stazione fa riferimento. Questo lo si è fatto attraverso dei plugin nell'ambiente QGIS. In seguito ho individuato quelle che erano le risorse urbane alle quali riferirsi, per cui 13 risorse urbane con dati di OpenStreetMap, l'intermodalità urbana, come vi dicevo prima, i dati relativi alle autolinee, l'intermodalità extraurbana sempre OpenStreetMap e le aree verdi, per il quale è stato fatto poi un ragionamento che tra poco vi spiegherò. Attraverso il plugin di somma per posizione sono stati appunto conteggiati gli elementi di nostro interesse in ogni isoarea. Per quanto riguarda il verde pubblico, il ragionamento è stato un po' diverso, perché si voleva dare particolare risalto, e tra l'altro c'è un problema anche qualitativo, per cui innanzitutto ho individuato all'interno del database comunale quelle che fossero le aree a verde pubblico di qualità, di pregio, di interesse, quindi escludendo un po' le alberate stradali, insomma del verde meno importante. Dopodiché è stata calcolata la superficie adibita a verde rispetto a ogni area di pertinenza delle stazioni.
e quindi poi in matrice è stata inserita per l'appunto il dato in percentuale. Non so se lo riuscite a leggere, spero di sì, in questa colonna. E questo è un grafico che riporta per l'appunto la somma delle varie opportunità considerate. Qui invece abbiamo il flusso di lavoro relativo alla multicriteriale, per cui dall'assegnazione di un voto ad ogni criterio si è passati poi all'attribuzione di un peso. Il tutto poi è confluito nel plugin Vector MCDA di QGIS, che per l'appunto ci consente di velocizzare anche il processo di multicriteriale. In particolare è stata adottata una metodologia Geotopsis e al termine abbiamo individuato i valori per ogni profilo, quindi la procedura è stata reiterata più volte. Qui è appunto la tabella di sintesi e i giudizi assegnati ad ogni voto, per cui prima è stato attribuito il voto e in seguito, insomma, questo semplicemente in Excel abbiamo individuato il peso corrispondente. Questa è la porzione di matrice, tabella attributi, nella quale sono riportati i pesi individuati. Come vedete in alto ci sono i profili di utenti tipo che ho considerato, quindi dallo studente all'abitante, al pendolare, al turista e così via. Hai ancora 2 minuti? Sì, sì, ho i tempi qua davanti a me, non sforerò. E questa è alla fine l'output, il primo degli output. In 6 mappe, una per ogni profilo, è stato riportato il dato di centralità di ogni stazione rispetto al profilo corrispondente. Cerco di allargare un po' la videata in modo tale che sia più visibile. Ogni stazione a livello cartografico è stata rappresentata da un centroide con colorazione a gradiente e con l'indicazione del valore individuato, ed è possibile realizzare dei confronti tra una stazione e l'altra. Il valore è compreso tra 0 e 1, il valore di centralità individuato. Il processo è stato poi anche visualizzato in dei grafici che ci consentono anche qui di valutare, insomma, le differenze riscontrate, e tra l'altro è stato anche realizzato sia in funzione della situazione odierna, che è appunto questa che vi mostravo prima, sia pensando a quella che potrà essere la configurazione in futura, considerato che sono 2 linee separate, ma che potrebbero svolgere un servizio integrato. E tra le altre cose, molte stazioni sono ancora o in fase di costruzione o comunque in progetto, quindi verranno realizzate, insomma, di qui ad alcuni anni. Anche qua sono state realizzate 6 mappe, una per ogni profilo, e anche qui è stato realizzato poi un grafico finale. Io vi ringrazio per l'attenzione, per eventuali altre domande questi sono i miei contatti. Un saluto a tutti i colleghi che l'anno scorso hanno svolto con me questa esperienza, e grazie a tutti voi. Grazie, grazie Filippo. Perfetto. Siamo alla presentazione adesso, sempre online, di Diego Galante. Sì. Tu hai... Buongiorno. Perfetto, Diego. Chiedo un attimo la conferma dello schermo. Sì. Passiamo a Slow Tourism. Sì. Vedo delle belle montagne. Ah, e ora dovrebbe vedere la presentazione. Perfetto. Ottimo. Prego. Allora inizio. Allora, intanto buongiorno, sono Diego Galante e anch'io sono un ex corsista del Master della precedente edizione, e in questa sede espongo un attimo quello che è stato il mio lavoro, dal titolo Slow Tourism nel territorio fluviale della pianura Veneto-Friulana, analisi multicriteriale delle opportunità turistiche. Giusto a livello sinottico, il turismo lento è una realtà ormai consolidata da diverso tempo e che è sempre più richiesta per molteplici effetti positivi
e per la riscoperta del valore del contatto con la natura. Questa è una forma di turismo che ben si integra a quelle più classiche e che permette lo sviluppo di economie locali anche grazie a forme di ricezione alternative come l'house hosting. Quindi, alla luce di queste evidenze, c'è sorta la curiosità di capire quali potessero essere le aree più idonee allo sviluppo di forme di turismo lento in un territorio lontano dalle direttrici turistiche classiche. L'area di studio considerata è la porzione di pianura veneto-friulana bagnata dal fiume Livenza e da due suoi affluenti minori, il fiume Monticano e il fiumicello Lia, e l'area di studio è stata suddivisa in 58 tratti, 58 unità decisionali, di circa 2 km ciascuno, i quali sono stati valutati singolarmente nei confronti di 4 scenari alternativi di fruizione turistica, ovvero del turismo naturalistico che mira a massimizzare gli aspetti di conservazione della natura, quindi il fruitore tipo è ad esempio il fotografo naturalista. Il turismo ciclabile, in cui il fruitore tipo è appunto il cicloturista, che è colui che ha la necessità di fruire del territorio sia attraverso beneficiando degli effetti della presenza del fiume e dei servizi che il territorio circostante ha ad offrire. Poi il turismo sportivo è il fruitore tipo è per esempio la persona che rincasa la sera dal lavoro e vuole trascorrere un paio d'ore a fare dell'attività sportiva, quale la corsa vicino al fiume. E infine il turismo enogastronomico, che è come dice il nome, insomma, la fruizione delle risorse enogastronomiche che il territorio limitrofo ha da offrire. Tutto questo è stato analizzato mediante un'analisi multicriteriale applicata con il modello TOCS. Per fare ciò è stato necessario anzitutto individuare un set di criteri che permettesse di valutare tutte le mie alternative. Innanzitutto la presenza di piste, e ne sono stati individuati 11, e in primo è la presenza di piste ciclopedonali che sono state scaricate dai database di OpenStreetMap e dalle carte tecniche regionali, la presenza di siti rete Natura 2000, la presenza di habitat comunitari e o habitat prioritari nelle prossimità dei tratti di analisi, la valenza ecologica, che è un indice derivato dall'applicazione dell'indice di funzionalità fluviale sui corpi idrici analizzati, la presenza di aree urbanizzate e di aree industriali, i cui dati sono stati ottenuti dai dati di Corinne Vancouver del 2018, la presenza di strutture ricettive, i cui dati sono stati ottenuti integrando dati provenienti da database della Regione Veneto e scaricando direttamente le informazioni dalla piattaforma Airbnb attraverso uno script di web scrapping. Poi è stata valutata anche la presenza di agriturismi, i cui dati sono stati appunto ottenuti da ancora la Regione Veneto o da diversi portali tematici, la presenza di aziende vitivinicole, le cui informazioni sono state richieste dalla Camera di Commercio di Treviso di Belluno e poi sono state appunto localizzate nello spazio mediante geocoding. Inoltre è stata valutata la presenza di vigneti che inizialmente sono stati estratti dai dati di Corinne Vancouver 2018, però da una rapida confronto con le basi ortofotografiche regionali del 2018 è emerso come questi dati fossero estremamente imprecisi e quindi prima di utilizzarli è stato necessario correggere le geometrie errate, modificarle o aggiornare quelle mancanti. E infine è stato usato come criterio anche la presenza di fontane di acqua potabile, sempre partendo dal database di OpenStreetMap. Tutti questi criteri sono stati appunto utilizzati per l'analisi multicriteriale e quindi una fase importante è stata quella di assegnare un peso
Il peso è stato assegnato attraverso la metodologia rating e per fare ciò è stato simulato un processo partecipato attraverso di persone terze alle quali è stato chiesto di applicare un peso in modo autonomo e soprattutto indipendente per ognuno dei quattro scenari alternativi a tutti gli 11 criteri. In questo modo è stato possibile ottenere, come vediamo nella tabella inferiore, sia il peso di ogni singolo criterio per ogni singolo scenario che in una fase di discussione lo status di ogni criterio qualora questo fosse considerabile come gain o come cost in base al fatto che la cui presenza fosse positiva per quella forma di fruizione o caso contrario fosse negativa. Passando in rassegna rapida, insomma, i risultati principali, possiamo notare come la divisione, diciamo, che è stata fatta dal territorio e l'applicazione appunto dell'analisi multicriteriale su queste porzioni di su questi segmenti ha fatto emergere come in alcune porzioni vi possono essere possono insorgere dei conflitti, ovvero nel caso del tratto 36 che è situato nella porzione settentrionale dell'area di studio, notiamo come dal dettaglio superiore, il tratto evidenziato in blu, che è una zona che risulta ad essere ad elevata idoneità per tre scenari distinti, quindi è una zona che deve essere attenzionata perché è possibile fonte di conflitto tra fruitori diversi. La zona più idonea per lo scenario 1, cioè lo scenario naturalistico, è frammentata, però è emerso come questa sia possibile ampliarla e unificarla senza incorrere in conflitti con altri fruitori. La porzione limitrofa al fiume Muticano, nella zona centrale dell'area di studio, è la più vocata per gli scenari 2 o 3 e ancora una volta questa è una zona in cui potrebbero insorgere dei conflitti tra ciclisti e turisti. E per la porzione invece, per lo scenario 4 invece, cioè l'enogastronomico, la porzione più occidentale dell'area di studio è maggiormente vocata grazie alla grande estensione di colture vitivinicole, al grande numero di aziende vitivinicole presenti, degli agriturismi, insomma, di tutti quei criteri che, della presenza, diciamo, di tutti quei criteri che andavano a favorire appunto questo scenario. In conclusione, sono stato un po' telegrafico, ma volevo un po' stringere per stare nei tempi. Possiamo notare come i punti di forza di questo lavoro siano che la metodologia permette di evidenziare le diverse vocazionalità del territorio in maniera molto puntuale. Infatti, come si poteva notare dalla carta qui riportata, per ogni segmento c'è un corrispondente valore di vocazionalità. Questo permette quindi di analizzare le zone dove possono insorgere dei conflitti tra diversi stakeholders e soprattutto può essere la buona base di partenza per la programmazione di progetti di sviluppo a scala locale, cioè comunale, ma non solo, essendo che si tratta di un territorio piuttosto vasto. Le criticità, d'altro canto, di questo metodo sono che deve essere posta particolare attenzione al processo partecipato, deve essere impiegato nella fase di scelta dei criteri di valutazione. Deve essere scelto il modello in maniera piuttosto accurata il modello di calcolo, modello matematico di calcolo e dell'assegnazione dei pesi per la conduzione dell'analisi multicriteriale, perché appunto questo va ad influire pesantemente sulle dinamiche appunto di calcolo. E infine una nota che deve essere posta particolare importanza all'utilizzo del processo partecipato anche nella fase dell'assegnazione dei pesi. E questo perché insomma, il processo partecipato aiuta intanto a
coinvolgere le persone interessate, insomma i vari stakeholders, le persone, i portatori. Devo fermarti di perché... E anche, scusa. Sì, ho finito. E anche alla, insomma, aumentare un senso di appartenenza, insomma, ecco. E vi ringrazio per l'attenzione. No, grazie, grazie a te. Scusa per l'interruzione, appunto siamo stirati coi tempi. Passo anzi subito la parola al penultimo intervento, Citizen Science. E chi è che presenta? Francesco Sì, Fratelli. Buongiorno, buongiorno professore, sono Edoardo Crescini, sostituisco Francesco. Ok, tu riesci a condividere lo schermo? Sì, se riesce a farmi coorganizzatore, sì. Pronti. Perfetto. Ok. Allora. Sì, approfitto un attimo per sapere se c'è l'ultimo intervento, un GIS per Padova Romana? Sì. Ottimo. Bene. Prego, vai pure il schermo intero e ti lascio la parola. Si vede tutto? Sì. Ok, perfetto. Buongiorno a tutte e a tutti, io sono Edoardo Crescini, presento oggi un progetto a cui ho preso parte che si chiama Citizen Science per la giustizia climatica, collegando pixel e persone per la fattura del gas flaring nella foresta amazzonica. Faccio parte, un secondo, non mi va, ok. Faccio parte del gruppo di ricerca cambiamenti climatici, territorio e diversità del Dipartimento ICEA, un gruppo che dall'anno scorso è diventato anche centro di eccellenza Jean Monnet sulla giustizia climatica e che da anni lavora sulle tematiche dell'unburnable carbon. Quando parliamo dell'unburnable carbon, o meglio, come viene detto in McGlade Atkins, unusable, intendiamo tutte le risorse fossili che devono rimanere nel sottosuolo, non devono essere utilizzate affinché riusciamo a raggiungere i target delineati all'accordo di Parigi e evitare un riscaldamento di 2 gradi della temperatura terrestre. Il primo lavoro delinea delle percentuali di petrolio e gas naturale e carbone che devono rimanere appunto nel sottosuolo. Queste stime sono state poi aggiornate cambiando il target a 1,5, cioè un ulteriore lavoro uscito alla fine di quest'anno, sempre che vede sempre Atkins presente, in cui vengono fatte nuove stime sulle riserve attuali di gas, di risorse fossili. Quando parliamo di unburnable carbon, non possiamo anche parlare di unleakable, ovvero i gas a base di carbonio che sono associati con l'estrazione petrolifera, la distribuzione e la combustione di combustibili fossili, quindi quei gas che vengono definiti fuggitivi, come ad esempio il gas metano. All'interno di questo progetto si parla anche di giustizia climatica, che è un termine che è stato concepito negli ultimi 20 anni in seguito agli impatti ineguali del cambiamento climatico a livello globale e dal fallimento della governance del clima mondiale. È un concetto che mira a cambiare il sistema verso una transizione equa e giusta in un sistema carbon neutral e climate resilience, senza però compromettere i diritti umani e soprattutto permettere il diritto allo sviluppo di ogni popolazione del mondo. L'area geografica, il contesto in cui siamo andati a lavorare, è la regione equatoriana, che come si può vedere dalla presente cartografia si stima essere la regione più ricca di tutta l'area amazzonica quanto riguarda biodiversità di flora e fauna, e una regione che però è anche interessata da elevata presenza di blocchi petroliferi, quindi si estrae petrolio, in cui è presente anche il patrimonio UNESCO, la riserva della biosfera dello Yasuni, e oltre a un'elevata diversità di flora e fauna è presente anche un'elevata biodiversità culturale con un insieme di differenti comunità indigene, tra cui anche la popolazione magari taromenane, che secondo letteratura è in isolamento volontario e si presenta nella zona intangibile. In Ecuador è presente una pratica irrazionale, che è quella del gas flaring, è una pratica industriale in cui il gas di scarico vengono combusti in situ, quindi fondamentalmente viene bruciato il gas estratto durante la ricerca di petrolio, e la maggior parte di questo gas è gas metano, quindi per farvi un esempio è quello che fondamentalmente utilizziamo per cucinare,
nel 2019, per fare delle stime, sono stati bruciati circa 150 miliardi di metri cubi di gas a livello mondiale, che è un dato che avrebbe soddisfatto il fabbisogno di tutta l'Africa subsahariana. In Ecuador, mediamente, ogni anno vengono bruciati 1 miliardo di metri cubi di gas, e se fossero completamente eliminate le attività di gas flaring, queste riuscirebbero a contribuire dell'8% rispetto agli NDC, ovvero i contributi determinanti a livello nazionale per la nazione dell'Ecuador. Gli impatti del gas flaring a livello locale sono ovviamente innumerevoli, in primis le emissioni di differenti sostanze, oltre 150, gli impatti a livello sociale con l'aumento di casi di cancro, soprattutto nelle comunità e nelle popolazioni che abitano vicino agli impianti, la presenza di piogge acide o anche quelle che loro chiamano piogge nere dovute alle polveri sottili, e il fatto che queste fiamme producono delle piogge di calore che vanno a alterare sia i cicli del suolo che quelli della vegetazione. Il progetto ha coinvolto 3 organizzazioni, il Master in Geoscience e Sistema di Pilotaggio Remoto dell'Università di Padova e le 2 associazioni partner locali che sono l'UDAPT, Unione dello Zapados para Texaco, e la Fondazione Alejandro Arabaca, con cui abbiamo strutturato un processo partecipativo che ha visto 2 modalità di lavoro, quella Community Based Participatory Action Research, con cui abbiamo voluto sviluppare un dialogo orizzontale che portasse la collaborazione con i partner in tutte le fasi e discutesse insieme a loro, riflettesse rispetto agli obiettivi e le metodologie e i risultati che si volevano ottenere. Quindi i partner sono stati coinvolti durante tutto il processo durante tutto il processo partecipativo. E inoltre abbiamo utilizzato anche un approccio partecipativo basato sull'uso dei GIS e quindi come permettere l'empowerment delle comunità locali attraverso l'uso del dato geografico all'interno dei processi decisionali. Il progetto ha visto un workflow di fasi. Il primo è stato l'uso dei dati NOAA ricavati dal satellite Suomi MPP, che ci ha permesso di ricavare in ambiente GIS da remoto i siti attivi di gas flaring, che poi siamo andati a validare sul campo attraverso l'uso di mobile app, Qfield e GeoDK, che abbiamo associato con la piattaforma ONA, attraverso cui abbiamo creato dei questionari che poi erano scaricabili su GeoDK per la raccolta di dati. Quindi è stata una mappatura dal basso con la formazione di alcuni dei partner, alcuni sono stati formati in maniera intensiva. Inoltre all'interno delle comunità portavamo anche delle cartografie e l'uso anche dei droni per ottenere anche informazioni addizionali come siti contaminati, la presenza di piscine o di sversamenti petroliferi. Il sistema di acquisizione dei dati si basava sull'uso di ID per ogni sito di gas flaring, a cui veniva associato un dato spaziale che erano le coordinate del sito, a cui veniva poi anche combinata una foto e dei dati tabellari aggiuntivi come il numero di torri, il numero di fiamme, l'altezza e il nome del blocco e del campo petrolifero in cui ci trovavamo. In totale sono stati mappati 305 siti di gas flaring, di cui con 448 torri in totale, di cui 325 erano attive. 76 sono i siti presenti all'interno della biosfera degli Yasuni, che ricordo che è patrimonio UNESCO, e di queste 76 ben 3 erano all'interno della corarea. La corarea, secondo la dicitura dell'unico proprio, è un'area che dovrebbe essere lasciata intatta da quello che è l'estrazione petrolifera, quindi anche questo è un dato sicuramente molto interessante. Dopodiché siamo andati a comparare i dati che abbiamo raccolto attraverso il processo di mappatura partecipata con i dati NOAA e quelli del Ministero dell'Ambiente ecuadoriano, e questo ci ha permesso in primis di validare i dati che avevamo trovato da remoto.
come vi dicevo in precedenza, e a cui abbiamo aggiunto 223 siti in più, mentre per quanto riguarda il Ministero dell'Ambiente siamo andati a validare i dati, aggiungendone anche in questo caso 200 in più, e inoltre abbiamo trovato nei dataset del Ministero dell'Ambiente ecuadoriano 67 falsi positivi, ovvero siti dichiarati dal Ministero dell'Ecuador che in realtà non erano presenti. Infine abbiamo fatto delle stime di impatto secondo un raggio di 5.000 metri, quindi abbiamo usato uno scenario precauzionale che ha visto come gli impatti dovuti all'emissione di gas da questo fenomeno di gas flaring coinvolge 170 comunità indigene, 107 centri popolati e 274 scuole. Le metriche sono state riprese da letteratura scientifica. Gli impatti addizionali che abbiamo trovato sul campo sono stati il fenomeno del gas venting dovuto a una cattiva manutenzione degli impianti, ovvero i cali di pressione portavano allo spegnimento della fiamma e all'emissione direttamente in atmosfera di CH4 non combusto, quindi veniva liberato liberamente metano in atmosfera. A questo si aggiungono migliaia di insetti bruciati che trovavamo sul campo in quanto attratti dalle fiamme che venivano carbonizzati ancora prima di avvicinarsi, e inoltre anche la presenza di liquido all'interno delle torri portava a volte esplosione, quindi zampilli di petrolio nelle finche dei contadini che erano adiacenti al sito gas flaring. I risultati ci hanno permesso in primis di chiudere no, perché siamo in ritardo, ti chiedo proprio di chiudere appena puoi, grazie. Ok, è l'ultimo slide, scusami. I risultati ci hanno permesso in primis di pubblicare un articolo scientifico e un informe in spagnolo che è stato dato all'associazione UDAPT, all'ONG UDAPT, nella campagna Elimina il Sosmeceros che insegna la vita, e che ha questo un'istanza sociale alla Corte di Giustizia della provincia di Sucumbíos, che giusto proprio quest'anno ha visto la vittoria dell'UDAPT e quindi l'inizio di una fase di phase down delle attività di gas flaring nell'Amazzonia ecuadoriana. Con questo io ho finito, se ci sono domande resto a disposizione. Vi ringrazio per l'ascolto. Grazie a te. E passiamo subito velocemente, abbiamo solo 5 minuti di ritardo, ma appunto i tempi purtroppo sono questi, e ovviamente potete contattare gli autori, ci sono tutti i riferimenti necessari. Intanto condividiamo lo schermo e apriamo la tua presentazione. Metelli, giusto? Sì. E mettiamo anche intero. Prego, lascio. Grazie. Puoi parlare vicino di cosa. Ok. Buongiorno a tutti, io sono una dottoranda del Dipartimento dei Beni Culturali e oggi presento i primi sviluppi del mio progetto di dottorato che vede come referente il professor Bonetto nell'ambito di una serie di collaborazioni, e in particolare nomino la collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, con il Comune di Padova e con il Museo Archeologico. Il progetto prevede la realizzazione di una carta archeologica per Padova romana mediante la sistematizzazione di tutti i dati archeologici editi e inediti all'interno di un software GIS, di un geodatabase appunto predisposti per la realizzazione della carta archeologica. E i limiti stabiliti per il momento vedono la definizione della città all'interno delle mura cinquecentesche in un ambito cronologico che va dal secondo secolo a.C. al terzo quarto secolo d.C. E l'utilità di una carta archeologica per Padova romana è quella di fungere da strumento di ricerca scientifica per noi del Dipartimento di Beni Culturali, per l'università in generale, in quanto dà la possibilità di la sistematizzazione di dati all'interno di un software GIS, sicuramente la possibilità di fare analisi spaziali e quindi anche ottenere risultati di tipo distributivo e di tipo
cartografico, appunto, che non sono altrimenti ottenibili nell'ambito della ricerca tradizionale. È inoltre uno strumento utile per la tutela del patrimonio archeologico, quindi utile alla soprintendenza, e per il comune è uno strumento che risulta indispensabile per la pianificazione territoriale, quindi per la previsione degli interventi di ambito urbano, ma anche di promozione e valorizzazione del patrimonio. E da ultimo, una carta archeologica fruibile può essere utile anche per la cittadinanza globalmente intesa come strumento di conoscenza di patrimonio che, soprattutto nelle città che hanno una crescita su se stessa prolungata nel tempo, non è diciamo visualizzabile in maniera diretta. Carte archeologiche sono già state fatte in passato, nessuna però a livello informatizzato. Un tentativo fu fatto negli anni 90, ma vide poi un arresto per via della difficoltà, la complessità dell'utilizzo di strumentazione per via delle tecnologie, ecco, e per via dei costi. E menziono anche un progetto in realtà che è stato pubblicato qualche anno fa da Paolo Mozzi, che risulta un po' complementare per una carta archeologica, che ha visto l'utilizzazione di uno strumento GIS di tecnologia GIS per la creazione di mappe di tipo geomorfologico relative all'antico centro di Padova. Quindi sono stati raccolti per il momento i dati archeologici, sia editi che inediti. Sono stati inoltre georeferenziati i catasti presenti nell'archivio centrale del Comune di Padova, in particolare il catasto austriaco, il catasto napoleonico, e sono stati già importati all'interno del geodatabase. Altri tipi di informazioni che prevediamo di importare sono informazioni tipografico. Sono in corso quindi di georeferenziazione, di vettorializzazione le planimetrie degli scavi e informazioni di tipo fotografico e anche rilievi 3D nel caso in cui questi siano stati realizzati. Il database che abbiamo costruito prende come riferimento il database costruito nel caso del Città di Roma, quindi della carta archeologica prodotta dal Comune di Roma e poi adottata anche nel caso di Verona, e per quantomeno gli aspetti strutturali. In particolare si tratta di struttura composta da tre tabelle. L'origine informativa contiene al suo interno informazioni di tipo amministrativo, potremmo dire, ossia si tratta di informazioni relative all'intervento archeologico condotto, quindi che sia esso uno scavo archeologico, una prospezione geofisica, un cariotaggio geologico, quindi qualsiasi tipo di intervento che ha portato poi all'invenimento di evidenze archeologiche. Queste evidenze sono identificate nella partizione archeologica, quindi nella seconda tabella, e corrispondono appunto alle informazioni prettamente archeologiche contenute al singolo record archeologico. Ecco. Quindi possono essere una struttura muraria, come un piano pavimentale, una fornace, qualsiasi tipo di evidenza che viene rilevata. Quali evidenze abbiano tra di loro una coerenza spaziale e funzionale cronologica, e quindi siano, diciamo, riferibili ad un monumento, e se confluiscono all'interno della cosiddetta unità archeologica. E per fare un esempio, l'anfiteatro di Padova è un'unità archeologica composta da diverse partizioni archeologiche, ossia per esempio da tutti i singoli setti murari individuati nell'ambito dei diversi interventi condotti nel tempo, quindi nelle diverse origini informative. Questa è l'infrastruttura informatica. Il database è stato realizzato in Postgres SQL con estensione spaziale PostGIS, e i dati vengono pubblicati tramite servizi WMS e WFS forniti da GeoServer, e sono poi visualizzati in mappa attraverso la libreria OpenLayers. Questo è l'interfaccia di inserimento dei dati che è stato costruito appunto per il database. E per il momento infatti ci siamo concentrati sulla costruzione della
del database e sulla raccolta e sull'inserimento dei dati. Per agevolare queste operazioni è stata appunto costruita un'interfaccia di inserimento. E per il momento sono state inserite circa 200 origini informative e circa 400-500 partizioni archeologiche. È interessante segnalare il fatto che già a questa fase sia possibile effettuare dei filtri, nel senso che i campi possono essere appunto possono essere filtrati in base ad una specifica voce e il filtraggio può essere anche multiplo. E sia i dati che i relativi filtri vengono poi visualizzati all'interno della mappa che vedete qui e in particolare questa è la mappa che contiene tutte le origini informative e in blu vedete le origini informative che sono state filtrate, in questo caso si tratta di origini informative connesse agli edifici di spettacolo, al teatro nell'area di Prato della Valle e all'anfiteatro di Padova invece a nord. E un aspetto ulteriore che abbiamo deciso di approfondire riguardato invece l'aspetto della cronologia, nel senso che naturalmente trattandosi di una carta archeologica è un aspetto importante. Per noi archeologi ci sono molte definizioni che vengono date per ogni singola fase, l'idea è quella di cercare di inserirle tutte sulla base delle informazioni che ci vengono dall'edito, ma di creare un'equivalenza in modo tale che poi i filtri di tipo cronologico siano tra di loro uniformi. Quindi abbiamo deciso di distinguere dei limiti cronologici di inizio e di fine per ogni fase, in modo tale che appunto poi la visualizzazione sia univoca, potremmo dire. E questo è quello che abbiamo fatto per il momento. Chiaramente l'analisi spaziale appunto viene adesso ancora fatta soltanto tramite software GIS, di non all'interno del geodatabase, e i lavori sono ancora in corso. L'obiettivo è quello di rendere il geodatabase fruibile ad un pubblico aperto, ad un pubblico ampio, e quello poi anche di implementarlo sia a livello cartografico che a livello poi di fasi storiche, quindi sia con la fase preromana che con la fase medievale della città di Padova. Grazie. Bene. Grazie. Questo per prima possiamo andare al coffee break adesso e concludo semplicemente dicendo riprendiamo alle 11 con alcuni interventi anche in inglese molto interessanti. Quindi buon caffè e ci rivediamo qui alle 11. Allora. Parliamo in italiano un po' in inglese perché questa seconda parte vedrà delle presentazioni metà diciamo neanche un po' meno della metà delle presentazioni in italiano metà in inglese. So I will speak half Italian half English because there's most presentations in this part the second part after the coffee break are in English. So we have the first two presentations in Italian. One is online by Fulanetto, and the second one is in presence. So we start right away with Andrea Fulanetto, and the floor is yours. Okay. You can share the screen. Let me check. Mi dovete abilitare la condivisione. Ok, perfetto, sei co-host, adesso dovresti riuscire. Ok. Andiamo in schermo intero. Sì, perfetto. Faccio una precisazione, siamo in due, io e il collega Giulio Segato, che con me. Buongiorno. Prego. Ok. Partiamo. Oggetto della nostra presentazione è l'analisi multitemporale delle aree coltivate nel territorio del Consorzio Bonifica Veneto Orientale. Io sono Andrea Forlanetto, sono un collaboratore tecnico del Consorzio e con me Giulio, collaboratore area agraria. Vi mostriamo appunto quelli che sono stati, quello che è stato il progetto sviluppato nel corso del Master GIS Science 2020-2021.
Obiettivo del presente progetto era l'individuazione di un metodo di classificazione d'uso del suolo con particolare attenzione per le aree coltivate all'interno del consorzio di bonifica. Nel primo step ci siamo concentrati soprattutto in una prima fase sui fondamenti teorici del metodo di telerilevamento e il riconoscimento delle firme spettrali, con particolare attenzione ovviamente alle colture, visto che coprono la maggioranza del territorio. Il metodo di indagine che abbiamo utilizzato è su base fotointerpretativa e ovviamente l'attenzione è sempre orientata al riconoscimento culturale, quindi concentrati sul riconoscimento delle bande atte a campionare e selezionare le diverse tipologie di colture. Dal punto di vista delle piattaforme, del payload, abbiamo approfondito le tematiche relative a quali fossero le piattaforme e i sensori più utili per riconoscimento delle aree agricole, focalizzando l'attenzione o comunque valutando su quali parametri orientarci. Ci siamo addentrati ovviamente sulla risoluzione geometrica, spettrale, radiometrica e temporale dei sensori e è emerso come piattaforma più utile, considerando che dovevamo strutturare un workflow, un flusso di lavoro su base dati gratuiti e open source. Abbiamo appunto ritenuto opportuno lavorare su piattaforma Sentinel, base Copernicus. Infine, ovviamente, ci siamo concentrati sul riconoscimento delle immagini e le bande spettrali. Come dicevo, il progetto ha seguito due step, un primo durante le fasi di stage del Master 2020 che ho portato avanti io e il secondo l'anno scorso, o quest'anno meglio, con il collega Giulio. Partirei subito dai processi. Quindi abbiamo costruito un vero e proprio workflow, un flusso di lavoro che parte dal download dei dati per poi passare alla fase di pre-processing del dato telerilevato e successivamente si passa alla fase di training, classificazione e validazione. Adesso li vediamo meglio nel dettaglio. Questa panoramica inquadra un attimino quelle che sono state le procedure seguite nel primo e il secondo step, quindi nei due anni. Nel primo step sul quale mi sono focalizzato io, mi sono concentrato su una singola immagine satellitare su 13 bande, l'immagine di luglio 2017, perché a livello fenologico, valutando con l'area agraria del consorzio, abbiamo ritenuto essere come periodo quello più adatto per il riconoscimento di alcune tipologie di colture, che poi vedremo. L'area di lavoro è un'area ridotta, ovviamente abbiamo lavorato su un'area test di 30.000 ettari. Ci siamo poi concentrati particolarmente in questa prima fase sulla selezione delle aree training, le cosiddette ROI, e sul metodo di classificazione utilizzato, che è un metodo di classificazione non supervisionata, con obiettivo di riconoscere 6 classi culturali, per poi passare infine alla validazione sull'area test, ovviamente. Passando ai processi sviluppati durante il primo step, qui vediamo appunto, come dicevo prima, la prima fase, che è quella di download dei dati, su base, affiancati alla piattaforma Copernicus di ESA, sulla base della quale abbiamo acquisito una serie di immagini gratuite. Nel particolar modo per il primo step ne abbiamo acquisita una. Dopodiché abbiamo fatto una fase di pre-processing dell'immagine, clippandola, quindi riducendo l'area campione di interesse per ridurre anche l'onere computazionale delle successive fasi di analisi e ortorettificando ovviamente anche l'immagine. Le successive fasi sono quelle di training e di validazione, di classificazione e validazione. Particolarmente importanti le fasi di training e di validazione perché queste si basano sul processo fotointerpretativo basato su immagini Google, WorldView 3 quindi. Le immagini che abbiamo utilizzato, come dicevo prima, sono disponibili. Il vantaggio di utilizzare queste aree queste immagini per riconoscimento di alcune aree training è stata l'elevata risoluzione in termini di pixel. Ovviamente lo svantaggio era la disponibilità temporale limitata dei dati gratuiti. E siamo stati abbastanza fortunati, perché nel caso studio numero 1 ci siamo concentrati su luglio 2017 e la disponibilità dei dati satellitari Google era una fatalità per giugno-luglio 2015-2017. Perciò, passando quindi alla fase di training, come dicevo prima, abbiamo selezionato delle aree campione
Fatta questa selezione, abbiamo studiato, abbiamo analizzato la banda spettrale di risposta delle specifiche aree campione, andando a differenziarle o vedendo appunto quali erano i range di variazione per le diverse culture. Siamo stati capaci di riconoscere sei classi diverse, di cui culturali 5, abbiamo i vigneti, i seminativi, gli incolti, il mais, che vedete in verde, più scuro, in verde chiaro abbiamo la soia di primo e poi di secondo raccolto, infine in verde scuro il bosco, l'area bosco. Qui a fianco vedete un'immagine, un output di classificazione. Il risultato della classificazione, come dicevo prima, è stato poi validato sulla base del processo della verifica dell'errore tramite matrice di confusione. Tutta la fase di classificazione si basa, come dicevo prima, sull'utilizzo di un plugin che è SCP, sviluppato ad hoc per QGIS. Qui vediamo i risultati delle classificazioni. Come dicevo prima, ci siamo concentrati su un'area campione di 30.000 ettari che raccoglie circa 3 comuni. L'area test è stata analizzata in diversi periodi, in diversi anni, meglio, dal 2015 al 2017, e poi qui vedete sotto un'analisi diacronica, quindi una change detection fatta tra il caso studio 2 e il caso studio 3. Lascio la parola al mio collega che vi descriverà meglio la seconda fase. Sì, quindi partendo dai risultati ottenuti e dalle considerazioni fatte dal lavoro di Andrea, invece di proseguire esattamente con lo stesso metodo per la classificazione, state individuando così un'altra porzione di territorio su cui fare la classificazione, si è fatto un attimo un passo indietro per individuare un processo, questa volta di classificazione, per tutto il territorio di bonifica e in modo tale che fosse più veloce e più di facile replicabilità. Sono state quindi individuate questa volta 3 date cardine su cui basare la classificazione, generalmente individuate in marzo, giugno e settembre, la classificazione è fatta a livello macroculturale. Le macroclassi individuate sono quindi autunno vernini, primaverili estivi, vigneti fruttetti e secondo raccolto. Se per le autunno vernini, primaverili estivi e vigneti fruttetti sono di facile definizione, entro un attimo nel merito della macroclasse secondo raccolto, che sono sostanzialmente le colture con un periodo di sviluppo fenologico prettamente estivo, rapido, che vanno a occupare i terreni nudi lasciati liberi dalle colture autunno-vernine. Quindi si ha un doppio uso dello stesso terreno, e quindi utilizzando una sola immagine satellitare risultano di difficile classificazione, invece utilizzando 3 immagini satellitari è di più facile classificazione. Quindi a questo punto, calcolando l'indice NDVI per tutte e 3 le immagini e sovrapponendo le aree training individuate dal lavoro di Andrea nel primo processo, si è riuscito ad ottenere quindi un andamento fenologico delle macroculture attraverso i valori NDVI delle immagini. Inizialmente tutti questi processi sono stati ottenuti attraverso il plugin calcolatore raster di QGIS, per poi rendere questo processo molto più veloce, molto più rapido e replicabile, sono stati condensati tutti questi microprocessi in un unico processo attraverso il modellatore grafico, all'interno del quale l'operatore va a modificare solo quelli che sono i range dei valori NDVI della specifica macroclasse rispetto a una specifica data. Quindi il processo finale di questa parte di lavoro è quindi una classificazione per tutto il territorio del consorzio di bonifica a livello macroculturale. A questo punto, unendo le due metodologie individuate, viene isolato di volta in volta una macroclasse in modo tale che questa abbia un'area ridotta rispetto a tutto quello che è il territorio del consorzio di bonifica, e viene processata riutilizzando il processo individuato nel primo lavoro da Andrea, in modo tale così da arrivare a una classificazione per colture specifiche per tutto il territorio del consorzio di bonifica. In questo caso viene fatto l'esempio di appunto isolamento della macroclasse primaverili estivi, che classificata attraverso il processo individuato nel lavoro di Andrea, vengono definite quindi non più la macroclasse primaverili estivi, ma all'interno si trovano mais e soia. Questo è un po'
il risultato finale di quello che è il lavoro durato 2 anni all'interno dei tirocini svolti all'interno del master. Se volevi concludere un attimo. Sì, appunto, punti di forza sono stati il mettere assieme il connubio delle due metodologie, perché effettivamente con il primo approccio sviluppato l'anno scorso sicuramente si raggiungeva un livello di classificazione molto spinta su 6 classi culturali, su 5 classi culturali di cui una era acqua, però i tempi di sviluppo, insomma, scusate, devo fare il mio cattivo, erano molto lunghi. Mettendo insieme le due metodologie siamo riusciti a ridurre i tempi computazionali anche di calcolo, e soprattutto il workflow è stato un po' compattato per raggiungere prima l'obiettivo che ci eravamo prefissati, che era appunto quello dell'analisi culturale. Grazie. Bene, passiamo velocemente al prossimo intervento in presenza, and the last Italian presentation. I leave the floor. Ti lascio un po'. Prego. Parla pure vicino qua. Sì. Mandare avanti questa, giusto? Sì. Buongiorno, allora presentiamo uno strumento GIS per il monitoraggio scolastico del contagio da Covid. Questo strumento rientra all'interno di uno studio epidemiologico che è stato approvato dal Comitato Etico di Verona. È uno studio osservazionale misto e è scritto nel registro internazionale dell'NIH. E in questa slide vedete i partecipanti allo studio, sia per quanto riguarda l'università che per quanto riguarda l'ASL 5 Polesana, che io rappresento come pediatri di base del territorio. Allora, gli obiettivi dello studio sono descritti la storia naturale del Covid in età pediatrica, nonché il suo pattern di diffusione sia all'interno delle famiglie che nelle comunità scolastiche. L'elaborazione di uno strumento di monitoraggio del contagio scolastico che permetta di osservare in modalità interattiva l'andamento dei casi in successione temporale mediante un sistema di mappatura dei dati associati alle scuole. Questo è l'ambito del Delta del Po, è una regione a bassa densità abitativa con 6 pediatri di famiglia distribuiti nel territorio. Vedete, i puntini neri rappresentano le sedi dei nostri ambulatori, tuttavia ogni pediatra a pazienti dispersi su tutto il territorio. Quindi fin dall'inizio della pandemia abbiamo deciso di condividere le informazioni relative al contagio dei nostri pazienti e alle scuole da loro frequentate, dai nidi alle scuole secondarie di primo grado. E questo ci ha permesso di conoscere la situazione sul territorio e quindi contribuire al tracciamento. Scusate l'interruzione, ma non ho giustamente condiviso. Mi dicono dalla regia. Allora, questa conoscere questi dati che ci scambiavamo ci ha permesso di contribuire al tracciamento dei casi al fine di isolare i focolai di Covid. Attivare l'iter diagnostico con i tamponi per SARS-CoV-2 anche sulla base del dato epidemiologico. In più ha aumentato la fiducia delle famiglie che si sentivano molto rassicurate dal fatto che noi pediatri conoscevamo lo stato di diffusione del contagio nel territorio e nelle scuole. Però questo ha anche aperto, non va più avanti. Sì. Allora, però, mentre raccoglievamo questi dati, ci siamo posti anche 2 domande. La prima è stata: la scuola di ogni ordine e grado può rappresentare un luogo che favorisce la diffusione del contagio? E la seconda domanda era: ma quanto invece in realtà i contagi scolastici rappresentano un evento sentinella relativo alla diffusione del contagio nel territorio?
dal momento che fino alle scuole medie inferiori di primo grado esiste una prossimità tra abitazione e scuola frequentata. E per questo abbiamo pensato di iniziare a raccogliere i dati in maniera più strutturale, vedete che è la scheda che abbiamo messo a punto, e perché a un certo punto i dati avevano cominciato a essere troppi, quindi per noi non erano più né gestibili né leggibili, e ci siamo chiesti se esisteva un modo per organizzarli creando uno strumento specifico che consentisse il monitoraggio in tempo reale, e abbiamo quindi posto il quesito alla professoressa Brazzale e al dottor Rossi dell'Università di Padova, a cui lascio la parola. Questo deve essere un intervento a tre voci, perché la professoressa Brazzale, docente di statistica, doveva intervenire anche lei, ma per motivi di salute purtroppo non è presente. Ok. Allora, questi erano i dati, questi sono i dati che la dottoressa Brazzale ha mostrato prima, che riguardano la... il contagio, quindi vedete sono dati relativi al singolo paziente, ma sono agganciati alla scuola. L'analisi che si voleva fare era proprio relativa alla posizione della scuola. Quindi io adesso vi parlo della parte GIS, come ci siamo mossi. Intanto abbiamo recuperato i dati delle scuole italiane, estraendoli dal dataset, dalla base dati condivisa dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, è un database aperto, pubblico, in CSV o in altri formati che si può scaricare, e da questo abbiamo estratto la parte relativa al delta del Po. Si è proceduto alla cosiddetta geocodifica vuol dire sostanzialmente associare a un indirizzo, perché era presente l'indirizzo della scuola, lo vedete qui, quindi si è associato all'indirizzo alla posizione spaziale con una coppia di coordinate. Questo ha richiesto comunque una serie di verifiche, perché non sempre gli indirizzi erano affidabili, a volte confondendo la scuola, il singolo istituto con l'istituto comprensivo. Quindi si è proceduto a una correzione di questi indirizzi e si è realizzata quindi una mappa della scuola del delta del Po. Ecco la parte su cui mi soffermo un attimo, sulla come si è organizzato i dati, perché la ritengo interessante, è il fatto che si è lavorato su cloud, per GIS Online, collegando il database raccolto dai pediatri alle singole scuole. È un'operazione classica GIS che si chiama join. Il vantaggio qui, ci sono due aspetti rilevanti. Uno è, come vedete, sono state attivate le impostazioni temporali, questo consente poi di fare analisi temporali. E l'altra cosa è che questo database, questo join, è un join dinamico che consente poi un aggiornamento, diciamo anche in autonomia, da parte di un soggetto non esperto, come potrebbe essere per esempio il pediatra che si vuole collegare alla piattaforma. Quindi sostanzialmente, una volta che il join è avvenuto ed è stato impostato, si può entrare nella piattaforma, aggiornare i dati, caricare un nuovo Excel, e i dati vengono automaticamente collegati alla banca dati delle posizioni che avete visto prima, e quindi vengono aggiornati. I prodotti sono due, e adesso ve li mostro velocemente. Uno è una mappa temporale, dunque devo eliminare la per mostrarvela. Togliere la presentazione. Faccio un secondo, faccio il dashboard. Questa è la mappa temporale con l'animazione, con la successione delle settimane dei casi rilevati nelle singole scuole nel tempo, e questa è la dashboard. Della dashboard ho parlato prima, non torno a illustrarvi cos'è una dashboard. In questo caso vedete c'è un numero complessivo, io posso andare a interrogare, questi sono dati stati che non abbiamo ancora permesso per la raccolta definitiva dei dati, ma abbiamo simulato i dati, quindi io posso interrogare per esempio il comune e conoscere
quali sono le scuole in quel comune, oppure posso anche verificare quali sono le scuole più colpite, e sulla sinistra esiste anche un filtro dove posso, per esempio, andare ad analizzare solamente una tipologia di scuola, come la scuola primaria, la scuola di primo grado, e così verificare la diffusione del contagio in quelle singole scuole. Tra i grafici in basso è disponibile anche la distribuzione dei casi nel tempo, sia aggregati sia suddivisi per tipologia di scuola. E nel momento in cui io individuo una scuola che mi interessa, per esempio in un determinato comune, una scuola che mi interessa analizzare, posso andare a verificare le singole classi e verificare e interrogare il record, dove posso leggere il dettaglio dei dati raccolti. Grazie. Prego. Now we speak English. So there's the topic is the same. So we're going to be talking about geostatistics. Devi parlare vicino al microfono. Sì, sì. Perché sono i microfoni sono questi. So, good morning, everybody. My talk is about design and statistical modeling of georeferenced events. I am a medical statistician, and since my PhD project, I work on model for human and veterinary surveillance epidemiology, and in particular a Bayesian model for spatial and spatiotemporal collective data. So this is not really a GIS talk, it's more about what's next, how we can analyze data that are collected following a spatial sampling design, or in some way are georeferenced. So the design is not spatial, but we have location in space of our events. I'm going to give you a series of examples, trying to answer these two questions. I mean, it's not my intention to be exhaustive of the huge world of geostatistics, is just to give you some examples I worked on. So the first example is dated more than 15 years ago with the Federico II Veterinary School in Naples. Here we have the city of Naples, and the idea was to assess fecal canine, canine fecalization. So we have a spatial sampling design here. A regular grid was overimposed in the city of Naples. Inside each cell, a 1 kilometer transect was identified. So during this period, a young guy walk along the transect and counts the number of fists. Then he collected three specimens at random inside each transect, and these three specimens were analyzed for parasitic infection. So here you have the counts on the regular grid. So the question is how we can analyze this data which are collected following a spatial sampling design. The answer is it depends. For example, we can analyze those data as aerial data using hierarchical Bayesian model for aerial data. In this particular example, we were interested in predictive risk at cell level, taking into account the adjacency metrics of the cell, so the spatial information in our sampling design. In technical term, here we have a binomial likelihood. So we are interested in estimating the risk, the
positive parasites inside each cell. I'm not going into statistical details just to give you an idea. What if we don't consider the aerial data, but we consider the point pattern data? So we are interested in predicting a prevalence, continuous surface of the parasitic infection. So we enter in the model of Bayesian geostatistical model, Bayesian Krieging model, just considering the location of the positive, the black dots, and negative specimen in the city of Naples. Here, the likelihood is not binomial, is just positive or negative specimen in that particular location. And we are interested in estimating a continuous risk surface using this Bayesian data. And so this is an example of what we can do when we have a special sampling design. What if we don't have a special sampling design? Here, this is an example very common in human exposure assessment. We have the Lombardy region, and we have the position of 58 PM10 monitoring station. Usually, the analysis are very, they don't consider the fact that these monitoring stations are not located homogeneously on the study region. There is a problem of preferential sampling. What does it mean? That we want to estimate a continuous risk surface for the pollution, but the location of the monitor is not independent from this pollution surface. Why? Because here we have Milan, here we have the Alps, and it is obvious that the monitoring stations are located where the pollution is higher. So we have the problem of preferential sampling, which is usually not considered into statistical analysis. But what could be the problem if we ignore the preferential sampling? Well, we have a problem not in the estimation, in the predicted estimation of pollution, which is reported here on the PS. We have a problem with prediction uncertainty. We are statisticians, so we are interested in uncertainty, not only in point estimation. Here I report the ratio of the standard deviation when we consider and not consider preferential sampling in our Bayesian geostatistical models. As you can see, the blue area, the ratio is greater than one. It means that if we don't consider preferential sampling, we are underestimating the standard error of our prediction, which in human epidemiology can be a real problem. So this is another topic. I'm moving now to something which is probably most appealing, because it's the problem of selection of relevant covariates. When you have a long list of covariates, you have is a spatiotemporal problem, because we have information on space and space-time of the presence of questing exodus in this area of the Alps. And we have, during all the time, information about ecological variables, environmental variables. The idea is, what are the covariates which are spatiotemporally best linked to the spatiotemporal distribution of our questing? So this is more appealing because here you have huge amount of data. And in this particular case, we applied techniques, machine learning techniques into
space-time Bayesian model to predict the most relevant variables. What does it mean? We have to remove the variability due only to space and space-time data. After removing this variability, we want to estimate the best predictor of our testing. The model is very complicated, but again, here the likelihood is not binomial, is not binary, is a Poisson. We count, we use the counts of questing in particular areas in the Alps. And then we have our lasso model for selection of covariates. What else? A lot of things, and something came during your presentation this morning. Well, the exposure assessment, I showed you that we were interested in predictive smoothing, a continuous solution surfacing in Lombardy. When you are in human or also veterinary epidemiology, sometimes you are interested in predicting a particular residential address. The epidemiological literature usually used land use regression model, but land use regression models does not consider the uncertainty in the prediction at the residential address of the pollution. So we have a problem of propagation of uncertainty, which is now, we are trying to work on this, creating a disease exposure Bayesian model that take account all together in the same program. What if you are interested in programming, in tailoring informative sampling? This is an example in the Campania region. We have the positive and negative location of some parasite, if I remember, was ovine farms. We predict for all the ovine population in the region a prevalence, a risk for parasite, and here the standard deviation. How we can tailor a subsequent sampling design? It depends. Maybe we want to better estimate prevalence, or maybe we want to reduce the standard error. So we can use these two predictions from Bayesian model to tailor informative sampling, or both. And so we can combine the two. And now we are facing, in particular in human epidemiology, privacy protection of the cat. So we have to use, just to map the location of the points, geomasking techniques. But how, from a statistical point of view, how we can analyze geomasking data? This very new field in Bayesian and not only Bayesian application. And this one came to this morning. How to analyze data when data are collected following a participatory approach, the citizen science approach? I don't know. This is very probably we need to consider probably something which is very close to preferential sampling, because not all the community participate in the same way to the citizen science. So I don't know, maybe we need new approaches for statistical analysis. Here, just to conclude, it is not was just to give you an idea of what we can have and what we can do, not exhaustive. I completely, not forgot, but I didn't mention misaligned data. So point data inside area data, for example, monitoring station or image from satellite. So we have a square, but we have the dots. How to combine together these spatial misaligned data? The point here that we need appropriate statistical model.
Otherwise, we can obtain biased results, both in terms of point estimates or uncertainty estimates, standard error estimates, and probably with all these new devices and new way to make science, we need a new statistical model to address this collection of data. Thank you. Grazie. Thank you. Okay. Thank you, Dolores. And we leave the floor now to another in presenza, presence. Presentation, let me find it. Okay, the floor is yours, the mic works, everything is okay. Grazie Francesco, thank you everyone to be here. First of all, I want to thank Francesco organizing committee for this very nice day organized today, because you know, all presentations were very, very interesting so far. I am from the University of Bologna, but this work is in collaboration with the University of Padova, TESA department, and ICEA department. So Mattia Pivato is from ICEA, and Paolo Tarolli is from, and also Sara Cucchiaro are from the TESA department. Then I want to thank Veronica, who actually collaborated with her master thesis. I'm going to talk about a bivalve, a giant bivalve that is endemic of the Mediterranean and can reach very large dimensions, can be 1 meter tall. And its name, its common name is open shell, but its scientific name is Pinna nobilis. Pinna nobilis has been declared critically endangered because of some pathogens that attacked several populations around the Mediterranean. Here you see a map released in 2019, and red spots actually show you where the population has been, populations have been attacked and are currently dying and disappearing. As you can see from this map, at least till last year, the populations along the Adriatic coast were not attacked. So in 2020, we decided to study the social distribution of this bivalve within the Venice Lagoon, and specifically on a tidal flat near the Malamocco Inlet in the central part of the Venice Lagoon. I'm not a biologist, I'm not an ecologist, but I am an eco-geomorphologist. So I study how biology interacts with geomorphology. And specifically in this case, I was interested in understanding why there is a specific distribution of individuals across a tidal flat. A tidal flat is an area of coastal lagoon or delta where the water changes over time. Most of the time, a tidal flat is flooded, is covered with water. But in some specific times of the year, this area can be exposed when tides are extremely low. As you can see, we chose A when the tide was very low, and part, at least a part of the tidal flat was actually exposed to air. And we flew with a drone, a DJI Matrice, which is a quadcopter, to collect images over the entire tidal flat. And then in a QGIS environment, we overimposed a grid, actually two different grids. First, we overimposed a grid of 5 by 5 meters, which is in this slide outline with the yellow lines.
This allowed us to determine something that ecologists do, you know, very often, which is the density of individuals in this population, which is basically the number of individuals per unit area. Then with a finer grid of 1 by 1 meters, we actually could detect also the seagrass cover. The seagrass, this tidal flat is covered with a mantle of seagrass called Cimodocea nodosa. And actually Pinna nobilis likes to grow, to develop where protected basically by this vegetation species. So we could actually detect the crossing of the finer grid to actually determine the seagrass cover. So it's a percentage cover basically. In total, we detected more than 5,000 shells over a mat flat of more than 28,000 square meters. You see the first result, which is on the left, the density of Pinna nobilis divided in classes. And to the right, you see the seagrass percentage cover. This allowed us to actually determine a correlation between the Pinna nobilis density and different classes of vegetation cover. This gives us an idea that basically Pinna nobilis density increases with the percentage cover of the seagrass. However, we see a very large standard deviation when we increase the Pinna nobilis density when we increase the cover of the seagrass. And in order to better explore also this fact, we used some GNSS measurements homogeneously as possible, distributed over the tidal flat, just to remind the previous presentation, and performing a kriging to actually determine the digital elevation model of the tidal flat. And what you see here is that the density of Pinna nobilis has a correlation with the mud flat elevation. Specifically, as the mud flat elevation increases, the Pinna nobilis density decreases. We thought that this could be related to the fact that, as I said before, the tidal flat is exposed to air. And so Pinna nobilis can be exposed to desiccation when it's actually exposed to air. So we use the finite element hydrodynamic model to simulate the number of immersions and the immersion time, like hours per year, that the mud flat was actually exposed. This is not linear. So we basically can see here that the density of Pinna nobilis actually drops quite quickly as we increase the number of immersions per year or the number of immersion time. If we look at the empirical probability density functions, we see that specifically, if we have, for example, the first class where the immersions are very low, only between 0 and 20 immersions per year, then we see that the Pinna nobilis develops every possible class of density, basically. So it doesn't really matter. So it's in ideal conditions. So we can find either low to high density. When we move towards worse conditions with the immersions higher than 60 per year, here we see that this is clearly an issue for the species, and only just a few individuals can actually survive with this very high number of exposures. So what we could establish with this study is that drones combined with GIS techniques allowed us to determine the density of
of the this species with very high accuracy, and that we could detect more than 5,000 shells, which is something impossible if we only rely on field observations. And we could also perform a sort of a sociological method that is widely used by biologists and ecologists in the field, but just using drones images. Thanks to the study, we show that above a certain topographic level, which is minus 50 centimeters for our study site, the frequency and duration of immersions are the main limiting factors to the development of species. And in deeper zones where Pinna nobilis develop, and as very favorable environment, there is a correlation with the presence and density of the seagrass for the actual distribution of the species. As of our future developments, we want to actually understand if we can apply and what accuracy we can apply artificial intelligence for object detection, as for example, HASTI, which is a freely available software that allows you online to detect what you train the system to detect automatically the single individuals. And this would allow us to count the and a much larger number of shells very fast. So thank you for listening, and thanks again for this nice session. Okay, thank you. We don't have time for questions, unfortunately, so I will ask the next speaker to hop on board. You can contact Sonia, of course, via email or by other means. Lot of interesting presentations today. So I'm sorry there's not much room for discussion, but we prefer to have more talks to leave room for everybody. The next speaker is Enrico Prataria. Yes. I don't really want to talk, but you have to wait. Presentation. Okay, it's full screen. Prego. And the floor is okay, so good morning to all of you. I'm Enrico Prataviera from the Department of Industrial Engineering of the University of Padua. I work for the BetaLab group, which is a research group dealing with energy efficiency in buildings and heating, cooling, domestic water systems. So the presentation of today is about the reason of using GIS technology in the building energy simulation. So how to calculate energy consumptions in buildings. Firstly, an overview of the building sector. When we look at the world energy consumption or the national energy consumption, the building sector is responsible of a high fraction of energy consumptions. For the world data, we are around 30%. For the Italian data, we are around 40%. So it's important to study the energy efficiency in buildings and to think of on solutions on how to decrease the energy consumption. Another trend that we took from the United Nations report is that the report forecast that in 2050, the population living in urban areas or cities will be the 68%. So the challenge that we are trying to address with this project is to combine building energy consumption tools to calculate the energy consumptions of buildings with the GIS technologies in order to have a calculation of the energy consumption of entire cities or urban areas in general. So the typology of georeferenced datasets that we used in this application are
CTGML data or CTJSON data, which are 3D georeferenced dataset with some attributes on the building characteristics. And what we want to address with this software, Eureka, is to analyze CTJSON datasets with an OOP Python code that is also open source and available on GitHub to carry out a detailed energy consumption calculation for each building of a district or city. This, the objective of this software are helping public administration, for example, in energy policy or in the designing of a district energy system like district heating or cooling networks. And also, for example, calculate the potential of renewable energy sources like photovoltaic or geothermal fields. The workflow of the software is pretty, it can be summarized in this slide. We basically combine geometrical datasets like the CTJSON, for example, that includes also attributes of each building. So for example, the age class or the building typology, like if it is residential or commercial or an educational building. And we combine all these data to some external datasets that, for example, apply materials depending on the age class or other typology of data, like the set point of the building, the temperature set point, but also the quantity of people, the quantity of electrical appliances, and so on. After combining this data, we simulate using a pretty detailed dynamic building model each building to calculate the energy consumption. This is done using the environmental condition of the urban area, like the external temperature or the solar radiation. And the results can be an hourly profile for each energy usage of the building, like the electrical or gas consumption and so on. So I will show you some example of the application software. These are 16 buildings in Padova around Porta Portello. We compare the energy consumption heating calculated by Eureka with Energy Plus, that is the blue column in on the histogram on the right side. And the results are pretty good and pretty close between Eureka and the benchmark. But also we used the same data, the same case study to calculate also the photovoltaic production and the ratio between the energy consumed, the energy produced by the possible PV field and the electrical energy that is actually used by the building, that is the RPV column in the table. So 0.3, 0.1, and so on. The last application that I want to show you is about a larger district, also located in Padova, in around Via Belzoni. And they are 570 buildings, so pretty larger. And we analyze also in this case the energy consumption for the heating, comparing it with a reference, the Italian reference for single houses and apartment blocks. You can see it in the table. The results are always in the range of the references. But also we analyze the effect of urban Thailand, which is for this, which results for this case study around 2.4 Celsius degrees. So the effect of the urban Thailand is the effect, this means that the temperature inside the city is a little bit higher than the temperature outside in the rural area outside the city. And this is important because this has an effect on the energy consumptions of buildings. So what we are planning to do for the future is to analyze the effect of the geometry uncertainty in buildings
This is because when we are analyzing a single building, we usually have a high level of detail of the geometry. While in these cases, the level of detail is naturally lower, and we have to understand how this affects the calculation. But also we are planning to extend the analysis to other sectors that are energy consumers, like the transports, but also the water usage or the solid waste management sector. So these are some example of applying GIS datasets to this kind of topic. And my presentation is concluded. Thank you. Thank you. Thank you, Enrico. Very interesting. So as usual, you can see the contact of Enrico. So yeah, there's plenty. And Beurek has also publication, so we can discuss. Yes, Professor Pirotti actually helps us in this work. So I want to thank you. And thank you. You did most of the job. No. Allora. So the next presentation. Okay, speak close to the microphone. So it's... Yes. Good morning, everyone. My name is Luisa Eusi. I am a PhD student at the LR program. And today I'm going to show you the results of our recently published paper titled Attitudes and Preferences Towards Soil Waste Ecosystem Services, How Do They Vary Across Space? So I'm going to move a little bit from the last topics, and I'm going to be talking about soils. It's one of the most complex ecosystems on Earth, and they provide multiple benefits to humans that are essential for life, such as the provisioning of food, wood, fiber, climate regulation, aesthetic values. And these are called soil-based ecosystem services. Despite their importance, soils have been heavily used by humans for centuries, and the failure to fully appreciate their contribution beyond food production has led to soil degradation issues across the globe. To aggravate the problem, there is a lack of information regarding the economic valuation of soil ecosystem services. And also, we don't know much about the spatial distribution of the benefits provided by soil ecosystem services. And this is particularly important because we as humans or people or respondents attach value to soil ecosystem services can vary. Also, even the willingness to pay to have these ecosystem services can vary across space. And this variation or this heterogeneous distribution can be influenced by social demographic factors or by geographical factors or even by psychological traits such as motivation, attitudes, beliefs. And analyzing or measuring this heterogeneity can have a direct impact in the design and the application of policies that aim at the conservation of soil. Hence, the importance of this study, where we investigated the spatial heterogeneity of attitude preferences for soil ecosystem services via GIS techniques. We asked ourselves if there was a link between the geographical distribution of willingness to pay values and the geographical distribution of attitudinal scores across the respondents and then the municipalities. And we believed that there is a link. Therefore, I have hypothesis is that people with positive attitudes towards soil ecosystem services show high willingness to pay back. We collected data through a web-based survey directed to a sample of householders of the Veneto region in Italy. And this survey allowed us to elicit attitudes towards soil conservation and environmental issues, as well as the preferences for soil conservation programs. The first, the attitudes, we elicited via psychological theories such as the norm activation model and the new environmental paradigm. And the last, the second one, the preferences, we obtained through a choice experiment. So since the survey included specifically designed questions that elicited the respondents' attitudes regarding first the environmental concern towards different issues, then the degree to which we're aware of the need to conserve soil and their level of moral obligation to contribute to its conservation. And then through the choice experiment, we're able to estimate the willingness to pay values.
With this in mind, we wanted to perform a spatial analysis and see the distribution of these three variables, including the willingness to pay. So we needed to create a unique value for each of the municipalities that we sampled. And therefore, we created an average for each of the respondents' answer. And with this average, we were able to create thematic maps using our RGs. So we also investigated the degree of correspondence between the geographical distribution of the willingness to pay and the attitudinal scores. And we collected approximately 1,500 questionnaires from 324 municipalities of the Veneto region, as can be seen in this map. And then the following figures are going to show us the distribution of the attitudinal answers or scores across the municipalities. For example, here we have the attitudinal scores of the environmental concern, and 68% of the municipalities that were sampled show high scores. So this means that they were concerned with environmental issues. Then regarding the soil conservation awareness, 49% of the municipalities showed high values. And finally, the last trait was moral obligation. And in here we have 70% of the municipalities strongly involved with the conservation of soil. In this figure, we describe the geographical distribution of the willingness to pay values for the attributes of the choice experiment. So carbon sequestration, avoid nitrates in groundwater, earthworm density, and rainfall water infiltration. In average, we found that most of the municipalities that we sampled show that respondents are willing to dedicate their financial resources to support policies that aims at increasing this ecosystem services provisioning. And finally, what we wanted to see is that if this link that I mentioned at the beginning, maybe the respondents' attitudes towards environmental issues can help explain the spatial heterogeneity in the preferences, then when we then created these correspondence maps, and this is just an example, we created a correspondence maps between the attitudes and the willingness to pay values. For instance, here, carbon sequestration, we wanted to see if they move in the same direction, meaning the respondents who had a high attitudinal values show high willingness to pay value. And indeed, this supported our hypothesis. We found that people who have moral obligation values to conserve are willing to spend or to contribute to the conservation of this ecosystem. Concluding, we found that in the region, citizens generally have positive attitudes towards soil conservation. We found positive willingness to pay values for soil ecosystem services conservation programs. We also found a considerable degree of heterogeneity in the spatial distribution. And finally, we found that respondents with pro-environmental attitudes, they display higher willingness to pay values. And as a final remark, we use GIS in this study as a tool to explore the spatial heterogeneity in the study of environmental resource valuation. Just by mapping the geographical distributions, we were able to perform a comprehensive analysis of the taste patterns and how they move across the region. And this is it. Thank you. Okay. Thank you. Thank you for your attention. Thank you very much. We leave the floor. We are coming too close to the end. Okay, hello everyone. I am Xun Liang Qiu. I'm a PhD candidate from Texas. My supervisor is Professor Paolo Tavalli. Today my topic is flood monitoring in rural areas of the Pearl River Basin using Sentinel-1 SAT. I'm sorry. Something happened. Okay. Just use this to move forward. Okay. Okay. Okay, as we all know, flood hazard is the most popular flood hazard in the world.
causing enormous casualties and huge economic loss every year. And under the climate change, extreme rainfall events are becoming more frequent. And we are suffering, in some regions, we are suffering the increasing risk of severe floods. In this year, there are two severe flood events in China and also Europe. There are data of this report, like in Zhengzhou, the city of China, this year suffering a very big flood with 302 people dead, with the economic loss of $20.9 billion. Also, Europe suffered huge people deaths and economic loss. So what can we do for flood prevention and flood control? We can build the dams on rivers, build the dams on reservoirs, and also build the embankment and also the underground drain pipe. But the question is, where to build this kind of water facilities? Firstly, to answer this question, we need to know where is the flood location. To know the flood location, we need to monitor. Currently, there are four methods to monitor flood, including field surveys and hydrological station data, and UAV remote sensing and satellite remote sensing. To face a study area like Pearl River Basin, the area is similar to Italy, it's very big. We only can use hydrological data of satellite remote sensing because we are facing a very big basin. But in Pearl River Basin, especially in rural area, the hydrological station is sparse or without no hydrological data. So to fill this gap, maybe satellite remote sensing will be more suitable to monitor flood in this case. Among many kind of remote sensing data like Landsat and MODIS or Sentinel-2, there are optical image. They can work under the crowded situation. Usually when a flood happens in South China, there are a lot of crowd. You can monitor floods under crowd. But Sentinel-1 can, because it's a microwave, it can penetrate the crowds and monitor the surface. So here, I use Sentinel-1 SAR to monitor flood in China. This is the study area. Why I choose this Pearl River Basin to monitor flood? Because this basin is a flood-prone area with a density population and booming economy. Every year it suffers floods and a lot of human deaths and economic loss. Previous study did not conduct the analysis of the spatial pattern of flood area because previous study mainly used hydrological data. It just all focused on the flood frequency, water level, economic flood areas. And previous study did not focus on the flood area in Pearl River Basin because here is the distribution of hydrological station. We can see the station can totally cover this study area. And in South China, Pearl River Basin is the food band for this region. So the flood will affect, also will threat the food security in this region. So we need to do something to control the flood here. Here is the pin of the Sentinel-1 image I used in this study. The following introduction can be checked in this article published on remote sensing. If you are interested, you can check this article. So how can I monitor floods using Sentinel-1 image? So firstly, I select image during flood and another image before flood. And then I use the OSU method to extract water body. And then I overlay the water body during the flood and before flood. I can easily calculate the flood area as the red region showed. The OTSU method
I can write, I implement this method in Google Earth Engine. After I know the flood areas, I visualize the flood location in the map. This is the flood event is respectively in 2017, 2019, and 2020. We can note that the flood location managed focus on the middle part in this basin. And I combine the flood areas and the land cover match, and then I calculate how many flooded area equivalent in this basin. Here is the land. We can note every year more than several thousand hectares equivalent are under flooding. So it's a very huge number. After I extract the flood location up here, I can know where is the flood location of high flood frequency. This picture is in South China. Location usually suffered from every year. Here is the specific location of this basin. The terrain is the terrain. As you can see, it's a very landlocked terrain, which is very conducive to water accumulation during an extreme precipitation event. Here is the original 1701 image during the flood event 2017, 2019, and 2020. And this is the image before flood. With this technology, we can edit, monitor the flood area. So what is new in my research comparing the previous study using the hydrological station data? In this picture, the red point and the green point is the flood location monitoring using one image. And the yellow point is the flood location using a monitor using hydrological station data. We can see many red points and green points are not covered by the yellow point, which means that if we just use hydrological data, then the flood monitor result will be in a big bias, like in this river. Or this river, along the river, there are many flood locations, but no hydrological data here. So we need to combine the satellite remote sensing and the hydrological station data to better monitoring of flood. I also compared my flood location with the flood prone areas designated by government. The gray area is the flood prone area that is defined by government. Overall, my flood location is matched with the area. But in the region A, B, C, there are many flood location, but it is out of the area, which means that even for the government, if they just use the hydrological data, they add their policy of their guideline to the public people will be dangerous. Like this, okay. Like this, there are many impairments on here and also many flood location here, but here's no many impairments. So we need to focus on this more now. So what can we do in the future? So we need to fully use the satellite remote sensing and the UAV remote sensing, also hydrological station data from spatial level down to sky level and ground level for a better understanding of flood area, flood frequency, flood location, water level. With this information, we can better assess the impact of flood on economy loss and food security. And maybe in the future, I would use this methodology in this study to monitor flood in Italy and Africa so as to better understand flood hazard in the world. Thank you for your time. Okay. Thank you for your very interesting presentation. Okay. So we are moving on to the last two presentations. Second one is from our team by Filippo. Is here? Oh, there he is.
He will present just a couple of minutes. I will make this quite a short presentation of the activities of what we're doing in Circeo. And then the last presentation is online, I think, from the team of G-Science. So I just take this to check if they are online so that I can give them the floor right after my presentation. Who to speak for? GIS, Giovani e Opportunità Occupazionali. Chi è lo speaker? Professore, sono sempre io. Perfetto. Perché il professor De Marchi ha avuto un... Aspetta, non riesce a partecipare, quindi io seguisco. Un secondo. Tu sei? Edoardo Crescini. Ah, perfetto. Ok, Edoardo. Allora dopo, sei già co-organizzatore, ti passo sì. Come ultimo intervento, ti condivido lo schermo. Grazie mille, gentilissimo. Prego. Okay, so this last will be the last English presentation, and it's just simply an overview of the activities that are related to spatial analysis from Circeo. I chose three basically. One is from related to algae. Filippo will speak a couple of minutes about this, and then we will see other examples, because I thought it was interesting to just touch upon some broad topics related to geomatics. Okay, so Filippo. Good morning, everyone. I'm Filippo Tognon, environmental consultant at RSRL and a PhD student in the Circeo team. And here I'm going to present you, work done by Terra SRL that will lead to the submission of a paper within the end of this year. The aim of work was to identify the seaweed presence along the west coast of Ireland. As you can see, the study area is extremely huge, that are more or less 2,500 kilometers squared, and to distinguish, when possible, the seaweed, different seaweed species. The process concerned the individuation of training and validation area, as you can see in the detail of picture within the study area. So we did define this based on a ground survey and on the elaboration of a multispectral index on the analysis of different multispectral index. We trained a different artificial intelligence model based on Terra algorithms, and the technology is machine learning, random forest support vector machine, and the accuracy in terms of identifying seaweed presence was really high on validation area. We reached 99.14% overall accuracy with random forest. About the unsupervised classification distinction of species, we are still working on accuracy estimation, because we are waiting of multispectral data from drone from our partner in Ireland. The results are really, really positive, because at large scale we can provide an automated estimation of seaweed presence and seaweed species along the west coast of Ireland. QGIS in this work was the interface for our committee. We used the Sentinel-2 data and also PlanetScope. This morning, a colleague was speaking about PlanetScope Dove. We were also able to test PlanetScope SuperDove, because next year PlanetScope is going to improve the spectral resolution to 8 band. And just to give you an idea, the cost of acquisition is €12 more or less for kilometer squared, and €4 for streaming access to PlanetScope data. That is relevant, but it can be important. Sure. If
I conclude here, and however, if anyone is interested in any kind of synergy, collaboration, thesis, opportunity, we are there. Thank you. Filippo, very important. The price of data is dropping. There's more data, and we saw also a nice image from another presentation of how data is overflowing our computers now. So we have to also deal with that. Now, very quickly, this is a work that we did with Marco Pirignolo. He's sitting next to me. We used some GPS data, GNSS data, to the plan was to track the behavior of visitors in the parks, to relate them somehow, first of all, to test the accuracy of the smartphones under, you know, under canopy cover, to see how reliable they are when they are tracking people. And we saw more or less that it's well below 3 meters. So we could expect 2 meters of, let's say, error. But the very important thing was that there is autocorrelation in time. That means that the error is quite constant and does not change suddenly. So this means that we can actually use this to have an interesting, to determine where people stop. So we can try to correlate that to hypotheses like, is the spot in the garden particularly, let's say, a nice place? So stop there because there's more, let's say, well-being, which is a very common term now. So that's what we're using, the position from the smartphone tracking, put in obviously GIS and the GIS interface. Another one is with Enrico Cuchar. He's also sitting there. And in Chile, we're comparing UAV data, so photogrammetric 3D data of canopies, to test if we can simulate and estimate what's called canopy gap fraction, which is very much related to ecological and disturbances, obviously from cutting trees. So we also saw that it's a good alternative to field work, which we know it's quite economically taking, and also money-wise is it needs people to go and has an amount of risk when you go in the field, which is always something you need to do, but with remote sensing by UAV or other means, you can also try to spatialize your data and also work a bit less on the field, but have more data analyze, and we have some nice correlations there. So that's, I will not go into this. This is, I will just show you an online, the last thing that we are working on is basically dealing with data, with satellite data. And because one of the problems is that when you have a lot of satellite data, you have to analyze them spatial-temporally. Now, we know that Google Earth Engine was born for temporal analysis of data. It does provide a lot of nice tools, but what we're doing here, we don't want to compete with Google, of course, but we are trying to download data which doesn't have a lot of cloud cover. So we are basically masking and working with any data which has a cloud cover below a certain threshold, because the idea is to provide access to this data online in real time, and also provide some indices that you can, the user can actually even make its own index, vegetation index, or any index that mixes the bands, and also play around with the data. So what we're looking at now is actually the satellite image that we selected here. And we can use parallel computing because we have a server with 16 cores. So you can actually do what's called multi-temporal analysis by simply drawing your own area of interest that you want to see. And the multi-temporal analysis can be, you can process them in parallel or serially. You can decide how many cores to use. And then you can just process this plot and he will just read all the images and he will make a plot
a time plot. Now you see that in basically 2 seconds, I analyzed 30 Sentinel-2 images. You can play a little bit around with the data and actually see how your index, this is obviously the index, and it's the statistical information in the area that I just drew. This can be done with one or more areas. So that's a tool that we're working on. And I just wanted to give you an overview. So it's a bit late, and I want to leave the floor now to the last presentation of the day, which is online. So, and of course, we can contact our lab if you want more information on this. It's working, but we have to put a password because we don't want everybody to start using all of our cores. Cores are expensive. Okay, here is. Okay, you can share the screen, Eduardo. And I think. Okay. Buongiorno a tutte e a tutti, sono Edoardo Crescini, vi presento un progetto europeo appena concluso che è MyGeo, Geo Tools for Modernization and Youth Employment. È un progetto cofinanziato dal programma Erasmus Plus dell'Unione Europea. È un progetto che si basa sull'azione chiave che riguarda la cooperazione tra organizzazioni e istituzioni. Ha visto in partnership 4 università, l'Università di Padova tramite il Master in Secondo Livello G-Science di Sistemi Remoto del Dipartimento di CEA, che è stato capofila e coordinatore del progetto, l'Università di Saragozza, quella di Ghent e l'Università Nazionale di Distanza di Madrid. Inoltre sono state partner anche 4 aziende e un'associazione e 2 partner associati, che sono l'associazione GSAB e Arts for Project for People, che inoltre era anche Arts Project PA, una delle aziende coinvolte insieme a Archetipo, Geospatial Lab e Geosolution. Quello che questo progetto ha voluto come obiettivo era quello di creare delle offerte formative su GIS che fossero aggiornate attraverso delle conoscenze multidisciplinari, come l'uso di strumenti di storytelling, ma anche di diverse piattaforme come Google Earth Engine e QGIS. Questo perché si vuole favorire, attraverso l'acquisizione di competenze digitali, una maggiore occupabilità nel mondo del lavoro, in quanto queste nell'era digitale sono molto richieste dal mercato, e quindi sicuramente formare attraverso l'educazione superiore gli studenti attraverso quelli che sono definiti gli output, ovvero dei massive open online course, i MOOC, uno per docenti e uno per studenti, che sono corsi di formazione a distanza che permettono di coinvolgere un numero maggiore di studenti e professori, anche per promuovere poi, come vedremo, la mobilità internazionale. Inoltre, tra gli output del progetto c'è stata anche la piattaforma MyGeo e le linee guida per la mobilità. Quello che abbiamo voluto promuovere attraverso le linee guida e di priorità dell'Unione Europea è stato quello di sviluppare un programma di studio che fosse sia moderno ma anche pertinente con quella che è la situazione e l'esigenza del mercato e della società, con delle istruzioni aperte e pratiche che portassero allo sviluppo di strumenti digitali con competenze per quanto riguarda le tecnologie digitali, per migliorare sia il livello di formazione che anche i metodi di valutazione che poi sono stati utilizzati all'interno del progetto. Il primo kick-off meeting è stato fatto nel 2018 a Padova. I canali di comunicazione sono stati via web, social network. Inoltre è stata sviluppata una piattaforma GeoMod per raccogliere informazioni geospaziali dei vari sistemi GIS che sono stati creati. Inoltre sono stati anche organizzati e programmati una serie di eventi moltiplicatori
tra cui quelli promossi dal Master in G-Science Sistema di Pilotaggio Remoto come progetto culturale dell'Università di Padova, estate GIS, che hanno visto diverse applicazioni nel mondo della G-Science. Qui una link per quanto riguarda i canali di comunicazione, e questi sono i due MOOC, quello per studenti e per professori, disponibili sulla piattaforma Iedra. E la schermata della pagina Facebook, questo è l'account del progetto MyGeo, che può essere seguito per vedere tutto quello che è stato svolto durante il programma, mentre in questo caso abbiamo invece la schermata principale della piattaforma GeoNode, in cui sono possibili andare a ricercare differenti informazioni geospaziali che sono state introdotte durante il programma MyGeo, come ad esempio l'Unburnable Carbon in Mexico o la mappatura del verde universitario a Padova. Infine, la parte finale che comprendeva il progetto era quella della mobilità internazionale. Infatti si sono previsti degli stage di 450 ore che hanno visto due corsiste del Master in G-Science Sistema di Pilotaggio Remoto e una tesista del gruppo di ricerca Cambiamenti Climatici, Territori e Diversità, che insieme all'azienda belga GeoSolution sono andate a realizzare un modello 3D per le smart cities. Quindi questo è stato un bellissimo esempio sia di mobilità internazionale ma anche di formazione con un'azienda estera, che ha portato sicuramente le studentesse a un livello formativo ed educativo molto importante. Un altro invece esempio è stato quello portato avanti con Geospatium Lab SL, che è un'azienda della città di Saragozza, con cui le studentesse hanno creato un visualizzatore geografico consultabile, anche qui all'interno sempre del Master in G-Science e sistemi a pilotaggio remoto. Quindi un altro esempio di come in questo caso la mobilità non è potuta avvenire perché se è avvenuto durante la crisi pandemica, però comunque attraverso la piattaforma Zoom si è riusciti comunque a portare avanti il tirocinio e la formazione delle studentesse. Con questo io vi ringrazio per l'ascolto e in caso di domande resto a disposizione. Grazie. Ecco, abbiamo chiuso, grazie per aver partecipato. Purtroppo avevo il microfono spento e non mi avete sentito. Buona continuazione, arrivederci. Arrivederci, buona giornata.